Buongiorno a tutti, benvenuti. Avete il benvenuto da parte di Illustramente, Festival dell'Illustrazione della Letteratura per l'Infanzia, che si svolge da 10 anni a Palermo ed è dedicato a voi giovani, ai bambini e agli adolescenti. Oggi siamo qui in questa sede molto bella, molto prestigiosa, probabilmente sarete venuti anche ospiti a visitarla durante i vostri percorsi scolastici. È il Museo Archeologico Antonino Salinas ed è qui con noi la direttrice, la dottoressa Greco, che ci dà il benvenuto. Grazie. Grazie a tutte le autorità, grazie soprattutto ai ragazzi di essere qui oggi, grazie alla dottoressa di averci coinvolto in questa bellissima manifestazione che ci coinvolge da un duplice punto di vista, intanto perché ci sono tanti ragazzi, tanti giovani ed è importante per noi, come dire, avvicinarli e farli sentire sempre più a casa in un museo in cui noi vogliamo raccontare il nostro patrimonio, le nostre collezioni, ma vogliamo soprattutto che sia un centro vivo per la cittadinanza e quindi aperto a tutte le sollecitazioni culturali e sociali che una città importante come Palermo ovviamente presenta alla sua cittadinanza attiva. Ma nel caso specifico ci piace l'idea di presentare una storia importante come quella del generale della Chiesa e della sua famiglia, una storia che deve essere raccontata, che deve diventare patrimonio comune, soprattutto per i ragazzi che ovviamente non hanno conosciuto come noi le persone di cui si parla, i personaggi, gli eroi di cui si parla. È importante raccontarla in forme nuove, quindi la graphic novel è una forma espressiva che aiuta una maggiore diffusione dei contenuti ed è importante farlo in un museo come questo perché noi già, come dire, per vocazione naturale raccontiamo una storia che comincia e finisce con noi, con i fruitori, con il pubblico, con i giovani. Quindi è importante capire che al di là di quello che sono appunto le collezioni, il patrimonio, come dire, il termine scientifico, la terminologia scientifica e anche la cronologia alla quale noi ci fermiamo per ragioni tecniche, tipologiche, in realtà la storia continuiamo a farla anche attraverso manifestazioni come questa. Quindi grazie all'assessore Cannella di essere qui, grazie a tutte le autorità militari che hanno voluto questa manifestazione e hanno voluto realizzarla qui, grazie alla dottoressa, io mi vado a sedere per ascoltarvi e buon lavoro. Grazie, grazie infinite. Settembre 1982. Io sono Rosanna Maranto. Dovevo compiere 23 anni a ottobre, il 10 ottobre. E il 10 ottobre era il mio compleanno. Vivevamo in una Palermo sicuramente diversa da quella che state vivendo voi giovani oggi qui presenti. Io forse non avevo la consapevolezza di quello che era l'evento che accadeva quel 3 settembre e forse per questo ancora oggi di più ho voluto avere l'onore e il piacere di condividere con voi questo momento, la presentazione della graphic novel Le stelle di Dora e le grandi sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questo è il motivo che ci vede riuniti qui. E allora io parlo di una Palermo che vivevo quasi 23 anni in una cornice non dorata, ma sicuramente protetta dalle famiglie. La parola mafia forse non era così presente, io non avevo tutte quelle consapevolezze che da tanti anni oramai si stanno cercando di creare nelle nuove generazioni. Palermo è la città che vi ospita, che a molti di noi ha dato i Natali, siamo nati qui. In questa terra, in questa grande isola che ha tantissimi
tesori, patrimoni, sia umani, materiali e anche immateriali. Siamo circondati da arte, siamo in un posto d'arte. Ognuno di voi è un tesoro prezioso. Io do subito la parola all'assessore Cannella, assessore alle politiche culturali della città di Palermo, che è assessore di quella stessa città che amava tanto il generale Dalla Chiesa. Quindi do la parola a lui perché possa avere realmente questo contatto diretto con voi fin da subito. Funziona. Grazie Rosanna Maranto, benvenuti agli amici dell'Arma dei Carabinieri, al generale Manzo e a tutti quanti voi. È un momento particolarmente emozionante, sembra strano che un politico che viene visto quasi come un attore quando interviene, no? Sembra che abbiamo tutti il discorso preparato per il quale sappiamo cosa dire in qualsiasi circostanza, talvolta non è così. E non è così in questo momento, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, perché anch'io sono stato un ragazzo, come voi, e la sera dell'uccisione del generale Dalla Chiesa la ricordo benissimo, avevo 16 anni. Per me il generale Dalla Chiesa era un mito perché, ancor più piccolo, avevo seguito l'attività di questo brillantissimo ufficiale dei Carabinieri nel contrastare il terrorismo, che allora era un fenomeno molto presente in Italia. C'erano le Brigate Rosse, c'erano i NAR, c'erano fazioni terroristiche che insanguinavano il paese, e un eroe, un ufficiale particolarmente deciso e particolarmente brillante, il generale Dalla Chiesa, riuscì a sventare questa minaccia che turbava le esistenze nostre. Quindi quando il generale Dalla Chiesa fu mandato in Sicilia e a Palermo per contrastare la mafia, era come se arrivasse Superman, quando ovviamente la vedevo con gli occhi di un fanciullo. E quando è successo quella sera, quando l'edizione straordinaria dei telegiornali trasmise la notizia e poi le immagini, non c'erano i cellulari, non c'era Facebook, non c'erano i lanci d'agenzia che ti arrivavano sugli smartphone o sull'iPad, guardavi un programma in televisione, improvvisamente edizione straordinaria, e ti arrivava, era sempre una cattiva notizia. Quando è successo quello, e davvero in me è successo qualcosa di particolare, è stata un'emozione fortissima, come grazie a Dio per tantissimi siciliani, perché la Sicilia è fatta di persone per bene. È stata una reazione emotiva di tantissimi. Mi ha cambiato la vita per altri motivi, perché ho deciso di impegnarmi socialmente, politicamente, di scendere in campo per quella che fosse la mia parte, diciamo così, la parte da cittadino, da mini cittadino allora attivo, da studente attivo. E quindi una graphic novel sul generale Dalla Chiesa inserita nel progetto Illustramente è davvero un'iniziativa preziosa. È un'iniziativa preziosa perché Illustramente, io scherzando con la dottoressa Maranto dicevo che è la terza volta in pochi giorni che intervengo su Illustramente, è ovviamente declinata su tematiche diverse. Illustramente è un'iniziativa splendida che attraverso le narrazioni, le fiabe e la storia della Sicilia, che affonda appunto in radici antiche, racconta oggi ai ragazzi in maniera dinamica quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni, quelle che sono le nostre caratteristiche, il nostro DNA che poi forma le nuove generazioni. Ecco, in questo percorso la storia del generale Dalla Chiesa, tradotta in un linguaggio semplice, in un linguaggio immediato, in un linguaggio percepibile dai giovanissimi, è sicuramente, si inserisce sicuramente in questo percorso di crescita, perché per formare gli uomini del domani e le donne del domani non possiamo certamente non affondare le nostre radici nel nostro passato per comprendere tutto ciò che è avvenuto, per capire da dove veniamo, per capire quello che hanno vissuto chi ha vissuto prima di noi, quello che ha vissuto chi ha vissuto prima di noi, e soprattutto per costruire un futuro in cui la sopraffazione, la mafia, la criminalità, l'intolleranza, tutto quello che ancora oggi per certi versi ammorba le nostre vite,
sia bandito per sempre dalle nostre esistenze. Io vedo i ragazzi del Gonzaga, ho due figlie che sono cresciute al Gonzaga, quindi c'è un ulteriore fatto emozionale oggi qui. E è importantissimo che voi metabolizziate questi valori. Ed è importantissimo, e concludo, e non è piaggeria, il generale lo sa, che nelle uniformi dei carabinieri, pensando dalla Chiesa, voi vediate degli amici. Scusate, ma mi emoziona davvero. Nelle uniformi dei carabinieri... Voi vediate persone che hanno consacrato la loro vita al bene comune. Non è una professione come un'altra, perché se fosse una professione come un'altra non potrebbe essere vissuta come l'ha vissuta il generale della Chiesa. Chi mette in preventivo il sacrificio della propria vita per la collettività non svolge una professione come la mia. È un'altra storia, bisogna crederci. E con queste parole spero che un giorno vi ricorderete di questo momento, che è davvero un momento, credo, di crescita. Grazie Assessore, l'emozione ci sta e questo ci fa piacere, che venga anche da un politico, da un amministratore della nostra città. E noi adesso, ragazzi, vogliamo realmente prendervi per mano, ciascuno di voi. Vi porteremo a parleremo di storia, della nostra storia, dell'Italia, ma penso realmente della storia dell'uomo, perché il cambiamento lo facciamo noi, ognuno nella nostra professione. E quindi vi prendiamo, ciascuno di voi si deve sentire preso per mano stamattina, perché avete già letto la graphic novel. Adesso quindi vi sarà presentato il protagonista di questa storia, che è la vostra storia. Possiamo mandare il video? Chi sono i suoi amici? Personalmente amo i giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona, hanno gli occhi puliti e ne sono spesso ricambiato. Ma amo anche i contadini di terre lontane. Amo soprattutto i miei carabinieri di oggi, di ieri, di ogni ordine e grado, anche quelli che non sono più. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto. Si presenta da solo, non la presento io? Sì, ok. Ma io li conosco tutti ormai, è vero? Ci siamo già presentati con tutti fuori. Sotto la pioggerellina di Palermo. Posso dire pure chi è più birichino e chi meno. Ah, sì? Sì, ormai li conosco. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Alfonso Manzo, sono un carabiniere, come è evidente. Lavoro allo Stato Maggiore Difesa, che è una cosa ovviamente difficilissima da spiegarvi, ma diciamo che è un ente di coordinamento del lavoro di tutte le forze armate, quindi Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri. Ovviamente io mi occupo solo di un piccolo settore, che è quello un po' delle relazioni esterne, della storia, dello sport, perché noi abbiamo una squadra di atleti militari di tutte le forze armate, disabili, quindi paralimpici, e quindi ci occupiamo anche di questo. In questo ambito, nell'attività editoriale dello Stato Maggiore di Difesa, quest'anno ricorreva il quarantennale e insieme al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e una struttura della Presidenza del Consiglio che si occupa proprio di diciamo celebrare i grandi anniversari del Paese, abbiamo pensato di realizzare questa graphic novel. Perché ho letto qualcuno ha mandato delle domande poco prima che iniziassimo, no? Perché proprio una graphic novel e soprattutto perché proprio i giovani? La risposta ce l'ha data lo stesso generale, all'epoca generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, poi qui è arrivato nella veste di prefetto, perché lui era rivolto esclusivamente, quasi esclusivamente ai giovani. Perché nell'esperienza che ha citato, di cui ha parlato l'assessore, quella contro il terrorismo, lui si trovò a combattere contro dei giovani,
Perché l'età media dei terroristi era tra i 23, 24, 25 anni. Erano giovani che avevano degli ideali, ideali sbagliati, perché nel momento in cui gli ideali si traducono in violenza non c'è ideale che tenga. Però lui impara a conoscere i giovani in quel momento, cioè avendoceli di fronte, immedesimandosi. Lui fu il primo che convinse dei terroristi a collaborare con la giustizia, andandoli a trovare in carcere dove si trovavano e scatenando in questi giovani un turbamento interiore che poi li porterà alla collaborazione con lo Stato e alla risoluzione del problema terroristico, perché dalla Chiesa arriva a Palermo sull'onda di tutta questa attività che ha fatto tra il 74 e l'80 a più riprese e con ruoli diversi nei confronti del terrorismo, soprattutto del terrorismo di sinistra, di estrema sinistra, le Brigate Rosse, anche perché erano le più virulente, erano quelle che ammazzavano tutti i giorni praticamente. Quindi dalla Chiesa parte da questo presupposto: se noi vogliamo cambiare la società in cui ci troviamo, noi dobbiamo riferirci esclusivamente ai giovani, cioè a voi. Non a caso, lo dicevo poco fa a qualcuno di voi, soprattutto quelli del Gonzaga, dalla Chiesa arriva qui di corsa. Sarebbe dovuto arrivare il 6 maggio dell'82, ma il 30 aprile succede un fatto, uno dei tanti drammatici fatti che caratterizzarono la Palermo e la provincia di Palermo di quegli anni. Stiamo parlando inizi anni 1980. Succede che uccidono il segretario regionale del Partito Comunista, Pio La Torre, e il suo autista qui a Palermo, per strada, mentre in macchina andavano presso la sede del partito. Pio La Torre era un'istituzione, con Dalla Chiesa si conoscevano dal 49, quando Dalla Chiesa aveva messo piede in Sicilia per la prima volta da giovane capitano a Corleone. Quindi erano due facce della stessa medaglia della lotta all'antimafia ante litteram, cioè partita fin dalla fine degli anni 40. Quindi succede un fatto che per l'opinione pubblica nazionale diventa assolutamente intollerante. C'erano già stati più o meno una cinquantina di morti ammazzati per le strade di Palermo in quel primo scorcio di anno, e quindi decidono di giocarsi la carta migliore che avevano. Il governo chiama dalla Chiesa, che aveva sconfitto con un manipolo di uomini, veramente un pugno di uomini, il terrorismo, semplicemente innovando le tecniche investigative. Lui è stato fondamentalmente, se uno dovesse descrivere dalla Chiesa, è un rivoluzionario, nel senso che ha rivoluzionato il modo di fare polizia, che da allora si fa sulla base di quello che lui ci ha lasciato come dottrina, ma ha innovato anche nel fare quello che ha fatto. Cioè lui era qui in mezzo a mille fuochi, lo dico soprattutto, non vedo nessuno, no, lo dico soprattutto a un anziano, una istituzione palermitana che non posso non citare, poi ne citerò anche altre perché, come ho detto a qualcuno di voi, io ho fatto servizio a Palermo dal 91 al 95, ero non giovanissimo, 28enne capitano dei carabinieri, ma lì c'è una delle istituzioni di Palermo. Se voi volete conoscere la storia di Palermo attraverso uno strumento molto caro al nostro direttore, cioè uno strumento visivo, noi abbiamo Enzo Brai qui. Enzo Brai, la prego, si può alzare, maestro? Maestro, si alzi un minuto solo. Allora, Enzo Brai, se voi andate a cercare un po' nella storia, ma nella storia anche dei quotidiani, è praticamente la sigla della sua azienda, fondata dal papà, Vincenzo, se non vado errato. Papà come si chiamava? Salvatore Brai, era Publifoto.
Quindi se voi andate a guardare i giornali dell'epoca, moltissime delle foto che andavano sui giornali erano publifoto. Quindi Enzo Brai è veramente un'istituzione, sono grato per aver voluto essere presente qui. Quindi dalla Chiesa che fa? Aveva problemi che gli dovevano dare i poteri speciali che gli avevano promesso a Roma, no? Era attaccato dai politici locali, lo possiamo dire, no? Assessore, i politici locali e non solo locali lo hanno osteggiato in maniera... Io che ho ricostruito tutti i 23 giorni che ha passato qui giorno per giorno, proprio dalla lettura dei quotidiani, ho letto tutti i quotidiani dell'Ora e del Giornale di Sicilia dell'epoca, era uno stillicidio, cioè solo un uomo della sua fede e della sua tenacia è rimasto qua fino all'ultimo momento, perché c'era da prendere i bagagli e andarsene, cioè quasi delle umiliazioni. E in tutto questo lui che fa? Va al Gonzaga. Il 2 giugno, un mese dopo essere arrivato, perché doveva arrivare il 6 maggio, ma in realtà arriva qua il 30 aprile, e vi dico, c'è l'unico momento di congiunzione fra me e lui, o meglio fra quelli della mia generazione e lui. Lui in quel giorno si trovava ancora come vicecomandante generale dei Carabinieri a Pastrengo, vicino Verona. È un luogo bellissimo ai Carabinieri, perché nel 1848 ci fu una famosa carica a cavallo. Dov'è la Mazzone? La ragazza che vuole fare il Carabiniere a cavallo. Questa la devi imparare, questa storia. Pastrengo, mi raccomando. Pastrengo, 30 aprile 1848. Si celebrava questa carica. Ogni 5 anni si faceva una celebrazione solenne. Eravamo tutti schierati. Noi eravamo giovani cadetti dell'Accademia Militare di Modena e uccidono Pio La Torre qui. Quindi dalla Chiesa termina rapidamente la cerimonia, viene a salutare gli allievi ufficiali dell'Accademia e parte. Arriva a Roma, lo investono come prefetto, la sera è già qui. Lui non fa nemmeno il cambio di consegne con il suo collega che gli doveva subentrare come vicecomandante generale dell'Arma. Eppure il 2 giugno, quindi giorno di celebrazione della festa della Repubblica, lui va in una scuola, aveva veramente i killer che già lo stavano seguendo, probabilmente, già lo stavano studiando, eppure lui va al Gonzaga e incontra questi giovani. Perché li incontra? Perché tre studenti palermitani, purtroppo non siamo riusciti a coinvolgere nessuno di loro perché li abbiamo coinvolti solo al termine, scrissero una lettera su un quotidiano di Palermo elogiando la figura del generale, per cui il generale si sentì, cioè capì l'importanza ancora di più dei giovani, perché in una Palermo che istituzionale che lo attaccava, dei giovani lo sostenevano. Quindi lui li va a incontrare ed è un successo straordinario, perché quelli del Gonzaga diventano le prime truppe del suo esercito virtuale. E poi va in un altro liceo, va al Giulio Cesare qualche giorno dopo, e chissà quanti ne avrebbe visti ancora se ne avesse avuto il tempo. Quindi la vera straordinarietà della Chiesa. Poi se ci sarà tempo... E se vorrete parleremo anche delle sfide di Dalla Chiesa, che poi è il titolo di quel fumetto. Ma la vera straordinarietà di Dalla Chiesa è che punta sui giovani per avviare il cambiamento. E vi assicuro che oggi Palermo, io sono stato qui dal 91 al 95, quindi come facevamo prima per gioco, cosa è successo in quel periodo storico, non so se ero con l'istituto tecnico, col tecnico che ho scambiato la professoressa come una studentessa, è vero? Perché era in mezzo a loro, sembrava una ragazzina. E la città è totalmente diversa. Io ieri ho voluto, venendo da Punta Raisi, il giro interno, non ho voluto prendere la circonvallazione, ho voluto visitare quella che era un tempo la nostra giurisdizione, noi Carabinieri diciamo la mia giurisdizione, non è un senso possessivo,
è un senso di responsabilità e di appartenenza. Per cui la città è molto cambiata. Certo, non abbiamo risolto tutti i problemi, ma l'atmosfera plumbea, quella cappa che si respirava negli anni 90, ma ancor peggio nei primi anni 80, quando ho operato qui dalla Chiesa, è cambiata. Io ho visto una città molto più spensierata, anche la gente più serena. Certo, non è che, voglio dire, noi non siamo nel Bengodi, però certamente la situazione è cambiata, ed è cambiata grazie a due fattori: a tutti coloro i quali si sono opposti allo strapotere della mafia e direi della corruzione, perché la mafia agiva attraverso la corruzione per corrompere i poteri pubblici che dovevano asservirsi, grazie al sacrificio di tanti servitori dello Stato, magistrati, operatori di polizia, giornalisti. È stata una tragedia quel periodo. E direi che l'altra grande leva di cambiamento di questa città sono stati i giovani, perché in quegli anni, io sono stato subito dopo le stragi qui, la città si alzò la famosa primavera di Palermo. Fino a quel momento nessuno fiatava. La città, i giovani scesero in piazza a manifestare solidarietà a chi combatteva Cosa Nostra. Quindi noi stiamo gettando un seme, lo dicevo poco prima all'ottima organizzatrice di questo evento, che ancora ringrazio. Io vorrei, posso fare un fuori programma? Un minuto. Certo. Vorrei chiamare qui un vecchio, ormai vecchio, un vecchio cronista, perché io all'epoca, quando eravamo qui, i cronisti più giovani erano, l'avrete visto in TV, Salvo Sottile, per esempio. Salvo Sottile aveva poco più della vostra età. Noi gli davamo gli scapaccioni, era un ragazzetto che si infilava dappertutto, era insieme a Zingales, che era un altro arrembante, che non te lo toglievi dal collo finché non scucivi qualche informazione, qualche notizia da pubblicare. Erano questi, c'era Miccichè, che adesso era un po' più grandicello di Salvo, e poi me lo sono ritrovato sottosegretario alla difesa, quindi da che lo prendevo a scapaccioni. Mule, me lo sono ritrovato sottosegretario alla difesa, quindi nello stesso edificio in cui lavoro io, che mi convoca e mi saluta. È stato un incontro molto emozionante, ci siamo visti in altre occasioni, ma in quella veste. Io vorrei chiedere a questo arrembante giornalista dell'epoca, che era un picciottiedo, che cosa... Bella pronuncia. Bella pronuncia. Ah, sì. Potrei migliorare. Cioè... Vieni qua. Leone Zingales era un giornalista... È un fuori programma, perché non sapevo che fosse presente. Siccome lui ha letto, non so in quale modo, perché sta sempre in mezzo, sa sempre tutto, ha detto: vado a salutare il vecchio capitano di San Lorenzo. Che atmosfera c'era lì? Ricordalo. Intanto buongiorno a tutti, ragazzi, docenti, buongiorno. Ospiti, autorità. Tra il 1981 e il 1983... 1.400 vittime sulle strade della Sicilia, quasi tutte nella provincia di Palermo. La guerra di mafia, guerra cruenta, purtroppo non vedeva contrapposte soltanto le fazioni di Cosa Nostra, i cosiddetti perdenti e vincenti, ma nella programmazione sanguinaria del clan dei Corleonesi era stata anche pianificata l'uccisione di determinate figure istituzionali che sbarravano il passo agli affari illeciti di Cosa Nostra, e quindi la torre dalla chiesa, per i motivi che ha spiegato il generale Manzo, ma ancor prima Pier Santi Mattarella, e l'elenco è lunghissimo.
di Dalla Chiesa mi piace ricordare un suo discorso tenuto alla Camera di Commercio, e io adesso mi rivolgo a voi giovani, laddove il generale Dalla Chiesa dice: mi piacerebbe vedere oggi la società siciliana camminare a testa alta, guardare in faccia chi ti sta di fronte, non fermarsi di fronte a niente, perché i palermitani erano abituati a camminare con gli occhi abbassati, a testa in giù. Dalla Chiesa spronava il popolo siciliano a guardare in faccia chi ci stava di fronte. Quello era un cambiamento culturale che lui auspicava si mettesse in evidenza. Un grande discorso che su YouTube potete recuperarlo ed è sempre emozionante riascoltarlo. Se dovessimo dare a Dalla Chiesa una sottovalutazione di ciò che lui voleva qui in Sicilia, contrastare il fenomeno mafioso con gli stessi strumenti investigativi, attenzione, della lotta al terrorismo, qui forse c'è stata una ingenua sottovalutazione. Io lo direi così, possiamo stare che non gli sono stati dati i poteri allo Stato, ma non poteva mai pensare di mutuare la lotta alla mafia con quello che aveva fatto per il terrorismo. Sapete che si è insediato qui in città arrivando in taxi e non col suo autista. Cosa voglio dire? La sua voglia di spaccare in quattro l'organizzazione mafiosa era così tanta, era così appassionato, sperava di riuscirci, ma Cosa Nostra, come ha detto il generale Manzo, già studiava le sue mosse dal primo giorno in cui lui ha toccato il suolo siciliano, perché l'organizzazione mafiosa aveva i suoi addentellati in tutti gli uffici, in tutte le situazioni pubbliche o private. C'era sempre una persona che aiutava i killer e i mandanti di Cosa Nostra. È ancora una strage da decifrare. Ringrazio, sì, prego. Sono finito, ringrazio, mi lascio prendere la mano, perché quando vado nelle scuole mi piace parlare così a cuore aperto. Ho rubato troppo tempo, no. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, grazie all'Arma dei Carabinieri per quello che fa, non soltanto con questa situazione, ma in tante situazioni. Sapete che le stazioni dei Carabinieri sono in tutti i paesi italiani, quindi rivolgiamoci sempre all'Arma per qualsiasi tipo di situazione di illecito e di criminale venite a conoscenza. Grazie ancora, ho rubato tre minuti. Grazie, grazie. Allora io termino qui, chiudo qui per il momento, perché poi dobbiamo dare ovviamente il giusto spazio. Volevo solo fare un annuncio, se me lo consente. Certo. Molti di voi hanno acquistato questa edizione molto bella biblioteca. Ecco. Io vorrei farvi un regalo però condizionato. Ve ne darò una copia ciascuno affinché voi possiate regalarla a o una persona cara, un amico, un'amica, o a chi non si può permettere di comprare questa edizione bella. Quindi vi darò una copia un pochino più piccola e voi la regalerete a qualcuno. Ci state? Sì. Va bene? Grazie. Così diventate testimonial di Dalla Chiesa. Ciascuno di voi, assolutamente. Grazie. Bellissimo pensiero. Grazie anche per questo passaggio, che poi è lo spirito con cui è nata questa operazione legata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io volevo farvi notare, ragazzi, come ci siano dei passaggi di generazioni. Oggi l'età media in questa agorà, in questa piazza, è veramente bassa. Poco fa il generale ha avuto difficoltà a trovare una persona un po' più avanti con gli anni, con la sua esperienza. Però quello che vogliamo fare presente noi è che tutti insieme siamo una forza. Cioè,
c'è questo passaggio, ci deve essere questo passaggio anche emozionale, come avete notato, ci si emoziona, sia perché si è vissuto. Quindi voi oggi realmente avete un testimone importante tra le mani. Questo testimone io lo vedo nella graphic novel che già voi avete letto con le vostre professoresse e con i vostri professori. Però non nasce a caso. Questa cura nel creare questo libro è stato proprio voluto in degli uffici importanti che stanno, quelli che dirigono l'Italia, i ministeri. Ecco, la parte delle organizzazioni sempre più in alto che cercano di arrivare alle nuove generazioni. Proprio per questo io vorrei, se possibile, fare il collegamento col dottor Vicchiarello, che di Vicchiarello ha solo il nome. Possiamo collegarci con... eccolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Benvenuto. Certo, avremmo preferito fosse arrivato a Palermo, però la pandemia ci ha insegnato che possiamo essere vicini anche distanti. Quindi, anzi, ringraziamo i mezzi che oggi la fanno essere qui a Palermo con noi. So che lei ha un messaggio per noi, quindi lei, ecco, ha davanti a sé proprio i giovani a cui è indirizzato il lavoro che avete fatto insieme alla difesa, allo Stato Maggiore della Difesa, all'Arma dei Carabinieri. A lei la parola. Grazie dottoressa Maranto. Innanzitutto voglio salutare tutti questi ragazzi che sono qui presenti. È sempre particolarmente bello poter parlare davanti a platee così giovani. Stiamo un po' sviluppando questo tour di illustrazione e presentazione della graphic novel. Saluto ovviamente anche le autorità civili e militari presenti, l'assessore Cannella, ci siamo sentiti varie volte ultimamente al telefono, e ringrazio anche la direttrice Greco di ospitarci in questa bellissima sede, nonostante insomma io la possa apprezzare soltanto da remoto. Sì, purtroppo diciamo la transizione governativa che trascina con sé tutte le incombenze amministrative non mi permette di essere lì presente. Palermo è stata quest'anno per noi della struttura di missione una meta che più e più volte ci ha visti partecipi, coprotagonisti con le amministrazioni locali e con in generale con le istituzioni del territorio. Io più che un messaggio ci terrei a raccontare un po' ai ragazzi come siamo arrivati, come siamo giunti, come la Presidenza del Consiglio e la Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa, due istituzioni che probabilmente i ragazzi che sono qui presenti, come gli altri che sono oggi a scuola o nelle case, non si sarebbero mai aspettati magari che con una graphic novel, ovvero con un romanzo illustrato, con dei fumetti, per dirla nella maniera più basica possibile. Poi gli illustratori mi tireranno le orecchie perché loro sono i tecnici e spesso ci bastonano su quali sono le varie definizioni. Però ecco, probabilmente un ragazzo di 13, 14, 16 anni non avrebbe pensato che due istituzioni considerate molto alte, ma quindi forse a volte anche molto distanti da quello che è il sentire comune, potessero arrivare a produrre un documento, se vogliamo, di memoria come questo qui. Tutto nasce da una chiacchierata che con il generale Manzo, che oggi io chiamo Alfonso, perché poi la bellezza di questi rapporti istituzionali è che si trasformano anche in rapporti personali umani, chiacchieravamo su alcuni anniversari, ahimè anniversari commemorativi, quindi legati a vicende tragiche e drammatiche come appunto quella della strage di Via Carini, ma quest'anno appunto Palermo e la Sicilia sono protagoniste della commemorazione del trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. In quest'ottica, con l'idea di provare a valorizzare questo anniversario, il generale Manzo mi chiese la possibilità di collaborare ad un libro fotografico, ad un documento fotografico
di tipo, diciamo, saggistico, e che ovviamente è di altissimo valore. Io non vedo l'ora di cominciare a illustrare e a presentare anche quello. E così, chiacchierando del più del meno, avendo noi avuto un'esperienza lo scorso anno presso il Lucca Comics e il Romix di Roma, quindi due festival di caratura internazionale e internazionale proprio legati al fumetto, è emersa l'idea di provare a trasmettere la memoria, quindi il ricordo di un generale dell'Arma dei Carabinieri e di un eroe con la E maiuscola, se vogliamo, della nostra storia, della nostra memoria, ai ragazzi più giovani. Perché questo? Perché lo scorso governo, in realtà a partire da due governi fa, da due mandati fa, la struttura di missione, che sostanzialmente è un ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto una mission, oltre a quella di celebrare e commemorare gli anniversari di interesse nazionale, anche quella, ed è lì la cosa peculiare e fondamentale, ed è il motivo per cui oggi siamo qui con voi, quella di trasmettere questa memoria, di trasmettere questa storia presso i ragazzi, coinvolgendoli direttamente, molti coinvolgendoli direttamente, altri raggiungendoli con un messaggio. Ecco, il messaggio che io oggi, in realtà è lo stesso volume che il generale Manzo ha poco fa detto che vi verrà donato. Quello è il veicolo con il quale noi cerchiamo di trasmettervi questo ricordo. Io avevo appena 4 anni quando il generale Dalla Chiesa perse la vita, quindi in realtà non fa parte di un ricordo mio personale, ancorché anch'io, crescendo guardando i telegiornali dell'epoca, vedevo, no, mi veniva trasmessa una situazione di una città, di una regione, di un territorio vessato, che subiva, un territorio che subiva e che ha cominciato effettivamente a reagire dal 92 in poi, ovvero con le famose lenzuolate, no? Con i famosi lenzuoli bianchi, in cui in qualche modo ci si è risvegliati. È un po' come diceva il generale Manzo poco fa, anche come raccontava l'assessore, c'è un risveglio della società che parte da una rivoluzione che deve essere di tipo culturale. Ecco, la graphic novel è in qualche modo un veicolo di rivoluzione culturale. Pensate che i primi fumetti storicamente vedono la luce tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quindi abbondantemente più di 100 anni fa. Lo si faceva per raggiungere le classi sociali meno alfabetizzate o non alfabetizzate. Quindi un disegno con due parole, spesso neanche le parole, veniva utilizzato per trasmettere il messaggio. Prima il generale ha fatto riferimento a Brai. Io ho avuto la fortuna di conoscere il maestro Cuticchio, anche quella dei pupari, ad esempio, è esattamente uno strumento, un veicolo. Troppo spesso c'è da dire che i cultori della materia pensano che il veicolo possa banalizzare o elementarizzare il messaggio. In realtà noi abbiamo capito, stiamo promuovendo l'utilizzo di veicoli che più che banalizzare e elementarizzare il messaggio, lo semplificano, senza fargli perdere il valore del contenuto, senza far perdere la cifra di quello che è il messaggio stesso. Nel caso del generale Dalla Chiesa lo abbiamo fatto non solo disegnando la sua storia con la pregiatissima arte di Del Monte e Ciairocchi, ma soprattutto cercando di dare un taglio narrativo che parlasse dell'uomo, quindi che parlasse del padre, del marito, oltre che il generale, oltre che il prefetto, oltre che il partigiano, perché il generale Dalla Chiesa fu anche partigiano, quindi l'uomo a 360 gradi. Questo perché? Perché con tutta probabilità ciascuno di voi che ha letto o che leggerà questa storia sentirà più vicino l'uomo prima ancora che il generale. Il generale poi ce l'avete vicino perché indossa, come abbiamo già detto, una divisa che è presente, fortunatamente, in tutte le realtà territoriali, in tutti i comuni del nostro territorio. È una divisa che voi vedete spesso, è una divisa che
appunto deve trasmettervi fiducia, deve trasmettervi amicizia, alleanza. Però un padre, un genitore, un fratello, uno zio, un nonno può sicuramente agganciare di più quella percezione del quotidiano che ogni ragazzo, ogni ragazza vive. Quindi in questo modo noi raccontiamo, e poi chi verrà dopo di me insomma racconterà nella maniera sicuramente più corretta, raccontiamo quella che è stata la storia di un uomo. E in questo modo stiamo comprendendo, stiamo promuovendo come non bisogna parlare dell'eroe ai fini stessi dell'eroicismo, perché purtroppo accade spesso anche questo. L'eroe viene commemorato, viene celebrato, grandi fasti, tutto in pompa magna, tutto giusto, ma il problema è che poi il giorno dopo magari dell'eroe ci si dimentica, oppure l'eroe diventa un bassorilievo, diventa una statua, diventa un nome di una via, di una piazza, e poi ci si dimentica di chi era e che cosa ha fatto quell'eroe. Noi cerchiamo di dare un'immagine più umana che entri nelle case di chi ha quel volume, di chi riesce a leggere quella storia, e che faccia comprendere come quell'eroe possa essere emulato e quindi quell'eroe diventi davvero un modello. Questo è un po' il messaggio che la Presidenza del Consiglio, con lo Stato Maggiore della Difesa e l'Arma dei Carabinieri, vuole trasmettervi con questa graphic novel, esattamente come abbiamo provato a fare con Il treno del milite ignoto, che immagino qualcuno di voi avrà avuto sicuramente modo di vedere quando è passato per la Sicilia, ma anche magari lo scorso anno in altre stazioni d'Italia. Anche lì abbiamo utilizzato alcuni stralci di una graphic novel che parlava della Prima Guerra Mondiale, alcune immagini di repertorio. Abbiamo mixato un prodotto audiovisivo che raccontasse la storia di un ragazzo, non quella del milite ignoto, appunto il milite rappresenta tutti i caduti e quindi non ha un nome, non ha un cognome, ma la storia di uno dei tanti ragazzi che ha perso la vita più di 100 anni fa per un sogno, per un ideale, per un paese, per una nazione. Quindi l'idea è quella. Cercate di individuare in queste figure non solo degli eroi, sicuramente non dei supereroi, come mi hanno insegnato i due autori di questa graphic novel, ma cercate di vedere gli uomini e le donne e a volte i ragazzi, perché come diceva prima il generale Manzo, spesso chi ha perso la vita erano persone poco più grandi di voi. Poi insomma negli anni 70-80 si portavano i baffi e i basettoni e sembravano tutti probabilmente molto più anziani, però di fatto erano tutti ragazzi giovanissimi, molti dei quali avevano bambini piccoli appena nati e avevano appena cominciato a costruire la propria vita. Questo deve essere importante. Sono persone normali che hanno fatto cose straordinarie, e proprio perché sono persone normali che sono riuscite a fare cose straordinarie sono persone che possono essere emulate, che possono essere considerate un modello esemplare per ciascuno di noi e per ciascuno di voi, per ciascuna delle nuove generazioni. Io mi taccio perché l'attenzione dei ragazzi non può essere distratta con cose di questo tipo. Vi auguro di proseguire la giornata nel migliore dei modi e sono, ripeto, grazie, davvero contento di questo invito. Ecco, queste sono le iniziative che la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la struttura di missione intende sviluppare e promuovere, andando a parlare direttamente ai ragazzi. Quindi grazie ancora. Grazie, grazie a lei. Grazie intanto per essere stato qui a rappresentare quello che è un lavoro fatto dagli uomini che appunto hanno avuto questo pensiero, realizzare anche i propri sogni, quello che è seguendo un percorso, anche una missione, non a caso quella sua proprio è proprio questo, un organo di missione, e arrivare ai giovani è una missione che illustramente si pone da 10 anni. Proprio perché il cambiamento culturale deve esserci prima di ogni cosa per sperare in un cambiamento sociale.
Di cultura ci occupiamo. Oggi il libro che la graphic novel che noi stiamo presentando è un libro di storia. E lo vogliamo vedere così, lo vogliamo porgere ai ragazzi perché la storia si impara attraverso le azioni che hanno fatto gli uomini e le donne nell'arco del tempo. E quindi grazie infinitamente per aver fatto arrivare a noi questa opportunità e usare quindi la graphic novel come strumento non soltanto nella giornata di oggi, ma anche e soprattutto da lunedì in poi, quando Illustramente incontrerà nuovamente le scuole, nuovamente i ragazzi e i bambini della nostra città, perché per noi sarà uno strumento che ci aprirà tantissimo il dialogo proprio per farlo conoscere. Quindi ci prendiamo questo, ecco, la nostra missione sarà questa sul nostro territorio. Grazie infinite, dottor Vicchiarello, buon lavoro. Grazie di nuovo a tutti, buon lavoro a voi, buona giornata. Buon lavoro, grazie, buona giornata. Allora, noi ve l'ho detto fin dall'inizio, parliamo di emozioni. E le emozioni sono quelle che poi in questo momento vorremmo che vi arrivassero, di tutti noi che ci stiamo commuovendo rispetto a quello che è stato generato dalle azioni, dalle attività, dal credere, credere fermamente in quello che era il proprio lavoro. Perché io devo dirvi la verità, ho saputo moltissimo della vita del generale dalla Chiesa proprio dalla graphic novel, perché utilizza uno strumento che vedremo poi anche il linguaggio giornalistico con il nostro ospite, con il dottore Scaglione, perché è importante, i giornali dovrebbero entrare nelle scuole perché hanno quel linguaggio che arriva di cronaca, che arriva diretto, che fa la storia quotidiana. E io ho saputo che in effetti il generale della Chiesa è vero che è arrivato ed è stato chiamato a Palermo, e io immaginavo che fosse stato chiamato a Palermo proprio per tutto quello che aveva fatto con le Brigate Rosse, con i risultati che aveva ottenuto. Ma io mi sono resa conto che lui amava tanto la nostra città, che c'era venuto da giovane, che aveva costruito strategie per smantellare la mafia. Questo studio io l'ho fatto e devo dire grazie a questa graphic novel, perché con un linguaggio semplice ha schematizzato, io l'ho fatto vedere a un corso di formazione perché insegno in un corso di formazione, a questi giovani che poco alcune volte conoscono della nostra storia. E questo, grazie a voi, oggi invece stiamo facendo il cambiamento, perché voi già la conoscete, quindi siete un passo avanti e sarete un passo avanti anche quando poi sarete uomini e donne che lavorate, uomini e donne che sarete genitori, perché questa, nella ruota della vita, è una cosa che tocca a tutti. Vorrei dare la parola prima al generale Manzo, perché vuole presentare lui il capitano D'Ottavio, che ci metterà in condizione di entrare nelle emozioni. Ma non dico niente, io lascio la parola a loro. Da questo, scusi. Allora, devo dire solo un minuto, cioè chiaramente, se no i meriti, adesso il vostro ministero si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito, mi pare di capire, no? O sì, sbaglio? Sì. E quindi bisogna dare il merito a chi spetta. Esatto. È vero che noi ci siamo fatti una chiacchierata con Vicchiarello e ci è venuta l'idea di realizzarlo, ma il dottor Vicchiarello ha dimenticato di dire che questa chiacchierata è venuta intorno al mese, agli inizi del mese di maggio di quest'anno. Ventura. Chi si intende di graphic novel? Ci vuole un po' più di tempo. Ci vuole un po' più di tempo, ci vogliono dai 6 mesi a 1 anno e mezzo a seconda di quello che si deve fare, soprattutto quando c'è bisogno di fare una ricerca storica accurata. E noi avevamo 2 strade, o non farla, ma sarebbe stata una sconfitta in partenza, o farla lavorando 3 volte il tempo che normalmente dedichiamo al lavoro, cioè 24 ore su 24. E quindi io mi sono fatto forte di questa cosa perché avevo con me Francesco D'Ottavio, il capitano che qui vedete, che è stato mio allievo alla scuola ufficiale, perché io ho fatto per 20 anni il territoriale e 10 anni il formatore, sia alla scuola ufficiale sia nelle scuole allievi carabinieri. Insomma, ho incontrato un sacco di colleghi, oggi tenenti colonnelli, colonnelli. Il generale qui che ha fatto con me il corso di istituto, che è il primo corso di superiore di formazione per ufficiali superiori, e quindi
ho detto se al comando generale aveva lavorato con me anche alla Legione Allievi, quindi nelle scuole allievi carabinieri, ho chiesto ma me lo mandate sto capitano? E me l'hanno mandato e lui è diventato il direttore artistico dello Stato Maggiore di Difesa, perché il regista riprende dal punto di vista fotografico e video, monta, fa colonne sonori, fa poesie. Sì. E quindi con Ciai e Matteo, benvenuti. Fate un applauso. Benvenuti. Ciao, grazie. Allora, noi abbiamo trascorso, Francesco, ti do subito la parola. Io e lui più di me, perché io avevo da occuparmi anche di altre cose del reparto, ci vedevamo in videoconferenza un giorno sì e un giorno no, d'estate, perché ognuno era o al lavoro o per un breve periodo di vacanze, e ci vedevamo perché loro preparavano le tavole sulla base di uno storyboard che noi abbiamo indicato, ma che poi loro hanno approfondito, tant'è che forse nessuno ha fatto la domanda di quelle che ho letto stamattina. Ora sul titolo Le stelle di Dora, voi dovete sapere, no, qualcuno l'ha chiesto. Sì. Perché questo titolo? Sì, perché questo titolo? Allora anticipo brevemente. Sì. Domanda anche perché questa copertina. Esatto, no, il serpente. Sentiamo, sentiamo. Sono tutte cose sulle quali noi abbiamo litigato. Perché noi volevamo, diciamo, innamorati della storia della Chiesa, volevamo qualcosa che immediatamente si identificasse con il generale della Chiesa. E loro dice, perché studiando gli stessi documenti che gli abbiamo mandato e approfondendo ulteriormente la ricerca, loro hanno capito, ma non lo voglio dire, no, se no anticipo una cosa che... loro hanno capito che dalla Chiesa è stato un grandissimo, anche perché per 40 anni ha avuto dietro di sé una donna straordinaria, che era Dora dalla Chiesa, Dora Fabbo, che è stata la prima moglie, che muore nel 78 vittima, come la definì l'ordinario che celebrò quella messa funebre, vittima silenziosa del terrorismo. Morì di infarto. L'infarto. Quindi loro hanno capito, leggendo le nostre carte, che la chiave di volta per spiegare la vita del generale della Chiesa era la moglie. E noi non ci stavamo all'inizio, vi dico, da guerrieri, volevamo che dalla Chiesa, volevamo un titolo su dalla Chiesa. Ed invece è venuto le stelle di Dora. Io mi sono, quando ci siamo visti... Però facciamo degli esempi, perché sennò non si capisce qual è la differenza e la distanza. Certo, eccomi qua. Senti che bella dinamica che ha sto microfono. Allora, il titolo che aveva proposto il generale Manzo era questo, posso dirlo senza vergogna, no? Era questo, Operazione Carlo Alberto, un'indagine infinita. No. Un sottotitolo. No, un'indagine... No, senza fine però. Comunque era un titolo molto, molto, come dire... molto guerresco, un titolo da molto militaresco, esatto, quasi un libro di spionaggio, no? Sì. Sai che c'era l'operazione Barbarossa, no? Sì. Diciamo, gli alleati avevano dato a tutte le operazioni un nomignolo storico, e questo è un esempio per dire la dialettica, non è che abbiamo mai litigato, però c'era un grosso confronto e ovviamente all'inizio ognuno voleva stare sulle sue posizioni, però siccome l'intento, quello iniziale di tutto il progetto era quello di uscire diciamo dalle confortevoli mura diciamo dove la figura e la storia del generale della Chiesa era già ben nota e già abbastanza apprezzata, l'idea, come spesso si ha quando ci si mette a fare questi prodotti illustrati, è di raggiungere il pubblico dei giovani, e quindi
l'idea di già precludersi metà del pubblico, perché comunque dedicando completamente la storia a un uomo, si sa che la maggior parte del pubblico di questi prodotti editoriali sono femmine, quindi era importante per noi anche raccontare qualcosa di più, diciamo, delle imprese. Ecco, questo per dire. Allora, io il titolo di illustramento quest'anno parte dalle regine e penso che Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva la sua regina e l'ha amata veramente tanto. Questo ritrovarlo nel titolo dà quell'emozione in più. Allora, invece, no, è quel microfono questo, per dare la voce a tutto quello che ha detto il generale prima su di lei, su questa figura che ha reso possibile forse questo tour de force per poi farlo diventare. A lei è la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Non vi voglio mancare di rispetto, ma torno a sedermi, nel senso che la mia figura è già abbastanza, come dire, ingombrante, non vorrei coprire tutto il parterre di ospiti e lo faccio anche un po' per ritornare al livello della platea. I greci si inventarono la schenè per essere guardati sul palco, ma io voglio essere con voi, insomma. Il nostro spazio si chiama schenè. Esatto. Illustra. Esatto. E che dire, che emozione, che fortuna e che responsabilità. La prima, che emozione, essere è facile, essere in mezzo a voi, essere in mezzo ai giovani, è normale che crea una grandissima emozione e quindi è una sensazione, un'emozione. Loro che non sanno quanto sono importanti, forse. Assolutamente, e vorrei provare a spiegare perché. Che fortuna, io penso di fare il lavoro più bello del mondo, per due motivi. Uno, perché faccio il carabiniere e faccio ciò che mi piaceva fare, insomma da bambino sognavo di farlo e lo faccio, ma questo implica una grande fortuna per questo senso, per questo motivo, perché oltre a fare il carabiniere faccio ciò che assieme al carabiniere amavo fare e amo fare, e che è occuparmi di queste cose. Io nei miei studi mi sono occupato di cinematografia, teatro, insomma produzione televisiva, teatrale. E quindi questo mi ha dato l'opportunità di fare il carabiniere, mi ha dato, grazie al generale Manzo che è sempre troppo buono nei miei confronti, mi anticipava, mi ha dato l'opportunità di realizzare il mio secondo sogno, fare il carabiniere e occuparmi di quello per cui ho studiato. E che fortuna, perché guardo anche i miei colleghi di corso, i miei colleghi di grado, vedo qui l'amico capitano Aniello Falco che insomma fa il carabiniere per strada davvero, con gli impegni che questo richiede, quindi con grandi sacrifici. Io faccio qualcosa di più rilassante, non meno impegnativo, però senz'altro più rilassante rispetto a quello che l'amico Falco e tanti altri carabinieri fanno per strada. Che responsabilità, perché che responsabilità? Ma vi voglio ingaggiare, perché probabilmente vi voglio far entrare in questa discussione. Voglio chiedere ai ragazzi, secondo voi, qual è il più grande problema che può avere un regista o uno che racconta storie? Quale potrebbe essere il suo primo vero problema? Lo chiedo a voi, qualcuno che mi risponda. Balbuzie, potrebbe essere un problema, senz'altro lo è. Oppure, ancora più, diciamo, quando si apre l'abecedario del regista, il primo problema, riuscire a, sentiamo. Viene criticato, ci sei andato vicino, ma perché viene criticato? Aver paura di dire le cose, ancora più vicino, ma ci siamo quasi. Vi aiuto. Il più grande problema di un regista o di chi racconta storie è raccontare una buona storia. Avere una buona storia da raccontare. Ora, la mia responsabilità qui qual è? Alla storia ci hanno pensato Ciairocchi e Matteo De Monte, ma il problema di chi racconta storie, di chi deve raccontare una buona storia, e in questo caso era il mio, in questo momento è il mio, è quello di raccontare una buona storia a voi. Perché l'ascoltate per la prima volta.
noi anziani questa storia la conosciamo già, quindi fondamentalmente su di noi quella storia ha già fatto un'impressione, buona o cattiva, quindi siamo già segnati da quella storia. Invece raccontarlo a voi, oggi, per la prima volta, per me è una grandissima responsabilità, perché se la racconto bene, quella storia vi resterà per sempre. Bene. Se la racconto male, sono responsabile di avervi raccontato una storia in modo cattivo, e quindi questo comporterà per il futuro un cattivo ricordo di quella storia, o addirittura, peggio ancora, la dimenticanza. Il regista, si sono dimenticati del mio film. E questo è un problema. L'oblio allora, è terribile. Ho una grande responsabilità oggi, quello di raccontare a voi una buona storia. La storia è buona, è ottima, soprattutto perché non l'ho scritta io, perché l'ha scritta il generale Dalla Chiesa. Ma la mia responsabilità è raccontarvela. Quindi, per farla breve, io di che cosa mi sono occupato? Dice, sì, vabbè, ma tu che cosa hai fatto? Fondamentalmente mi sono occupato di mediare due aspetti. L'aspetto artistico, straordinariamente artistico, filologico, culturale, letterario, artistico nel senso del creativo, disegno, di Matteo De Monte e di Ceirocchi, e l'aspetto prettamente storico-militare, che era quello che riguardava dell'operazione, esattamente, la querelle che diceva il generale. Esatto. E quindi ho fatto un po' da cuscinetto tra queste due anime, e a un certo punto, e vengo poi alla conclusione del mio discorso, si parlava di titoli, e uno dei titoli che era stato proposto, dopo i titoli un po' più tipici da fumetto d'assalto, uno è stato "Da via Carini si vede il mare". Dice, viene messo sul tavolo questo titolo, alla fine non viene scelto, ma questa è stata una grande fortuna. Perché? Perché il titolo Le Stelle di Dora, e poi questo ve lo spiegheranno senz'altro Ciai e Matteo, racconta una storia inedita, una buona storia. Senz'altro racconta una buona storia. E senz'altro questo fumetto non avrebbe avuto e non ha la fortuna che ha se non avesse avuto questo titolo. È stata la grande opportunità. E quindi per me è stato anche un motivo per riflettere, per capire che talvolta bisogna saper rinunciare alle proprie idee per far spazio alle idee degli altri, perché le idee degli altri spesso sono migliori delle nostre. Però Via Carini si vede il mare, ci rimaneva, come dire, qualcosa di incompiuto. Era il titolo di una poesia che ho scritto la prima volta che sono venuto qui a Palermo. Mi ci ha portato il generale Manzo. E andiamo a Via Carini, la conoscete meglio di me, dove Via Carini. Io ci sono stato per la prima volta, ci sono stato due volte in vita mia. Adesso la conoscete come Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Esattamente. Vado lì, e per un carabiniere andare a Via Carini è come per un cristiano andare a San Pietro, per un musulmano andare alla Mecca, insomma è un posto importante. E arrivo lì e la prima sensazione è stata la sensazione di emozione, frammista tristezza, una serie di situazioni, ma questo poi mi ha permesso di riflettere, di mettere in ordine queste idee, e ho pensato che probabilmente, ma perché così guardo io la vita, mi sento giovane, non lo sono più, ma mi sento giovane, di guardare a questo Via Carini, a questa immagine di sofferenza che è il luogo dove poi è morto il generale Dalla Chiesa, con un'altra ottica, un'ottica di speranza, che è quello, è l'ottica che applicano tutte le volte i ragazzi quando affrontano un problema. C'è un problema, ma sì, vediamo di risolverlo. Noi grandi siamo meno capaci a fare questo. Allora io ho provato a ragionare da ragazzo, che non sono più, e ho scritto questa poesia. Se che vuole la leggo. Se vuole la leggo io, se lei la... Sarebbe bellissimo, okay. Così mi, come dire, me la fa ascoltare e mi risparmia anche dall'emozione. Ok. Da Via Carini si vede il mare, e dalle finestre entra la brezza, sottile come il sale, profumata come un soffio di speranza. Leggera gonfia le tende di una stanza, cosicché il sogno di libertà di un bambino possa veleggiare sulle teste della gente, che da terra, con la bocca aperta, restano a guardare. Da Via Carini si vede il mare, e l'orizzonte è libero e sereno, e i lenzuoli bianchi delle case sono
come nuvole che riparano dal sole e non più veli per nascondere corpi senza anima. Da via Carini si vede il mare e il sole al tramonto. È solo una promessa di rinascita e un atto di coraggio nella notte. È un battito di ciglia, di occhi che si chiudono solo per un istante, per riaprirsi con il sereno. Da via Carini si vede il mare ed è di tutti il profondo respiro di vita del Mediterraneo, perché per vivere non ci vuole solo coraggio. Per vivere si deve credere, si deve poter sognare che da via Carini si vede il mare. Vabbè, io sono sentimentale, sono emotiva. Occupandomi di bambini, per me la prima cosa sono i sentimenti, perché c'è un'educazione ai sentimenti e forse la pratichiamo poco. Quindi lei mi ha dato i brividi con questa poesia. Anche lei. Io spero di averla letta per come la sento e che sia arrivata a voi con le stesse emozioni. E vi invito ad andare in questo luogo, perché il mare lo dobbiamo vedere tutti e dobbiamo avere tutti la stessa visione di questa città, di questa terra e di, come ha detto anche prima l'assessore Cannella, del fatto non di immaginarla soltanto, ma ogni giorno di costruire e realizzarla così come è giusto che sia. Grazie, grazie. Grazie a grazie. Lei. Grazie a tutti voi. Allora, dalla poesia, dal linguaggio della poesia, a scuola si dovrebbe fare più poesia, perché forse se ne dedica poco tempo nella letteratura italiana alla poesia, all'emozione, ai sentimenti. Scrivete nei vostri quadernetti le vostre frasi, i vostri pensieri, le vostre emozioni, non dico il classico diario. Però nel libro noi lo ritroviamo in effetti, perché il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa credo che abbia scritto quasi quotidianamente a Dora, a sua moglie, alla Stella, perché le stelle di Dora erano i suoi figli, la sua famiglia, le sue emozioni. Ora però noi abbiamo invitato un giornalista, il dottore Maurizio Scaglione, che è qui con noi oggi a rappresentare quello che è una voce della nostra città, della nostra terra. Quindi, dopo queste emozioni, queste che vengono dalla poesia, dal linguaggio della poesia e che voi avete trovato certamente nelle poesie che scrisse il generale Carlo Alberto della Chiesa, passiamo a un altro linguaggio, che è quello giornalistico. Dottore Scaglione, a lei la parola. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, Rosanna e l'Arma dei Carabinieri. Io non vi racconterò cosa facevo io in quei giorni della morte del generale Dalla Chiesa. Perché ci diresti quanti anni hai, non ce lo no, vuoi no, dire. No, avevo 23 anni. Però secondo me non gliene frega niente a nessuno di cosa facevo io quel giorno. Non gliene frega niente a nessuno dove ero io in quel giorno. Oggi tutti noi ricordiamo chi era e cosa faceva lui. Ma come lo ricordiamo? Io faccio il giornalista, ma non sono il solo qui, anche Giampiero, che oggi accidentalmente fa l'assessore, è un collega giornalista. Noi ricordiamo questo fatto del generale Dalla Chiesa e tanti altri fatti perché qualcuno l'ha raccontato. Qualcuno da allora ad oggi lo ha raccontato. Noi giornalisti facciamo questo, ma si può fare in tante maniere. La maniera, e devo dire, talmente vecchia, antica quanto innovativa, che ha scelto il generale Manzo e l'Arma dei Carabinieri, e su questo faccio i complimenti, perché magari ogni tanto la rappresentazione dei carabinieri potrebbe dire no, fanno le cose, le classi, invece hanno fatto una cosa innovativa, ora ve lo dico, talmente innovativa che siete tutti illustratori. Voi non lo sapete, ora vi dico il perché. Nessuno di voi non si occupa di illustrazione.
sicuramente tutti voi avrete scritto qualche cosa, avrete disegnato, illustrato, sui termini ci sarà chi è più bravo di me, sul vostro diario. Ai miei tempi sul banco, io mi sono preso pure insomma buoni rimproveri perché sul banco io disegnavo qualche cosa, rappresentavo come fate voi nel diario, nel quaderno, quello che in quel momento vi andava di scrivere, di disegnare, quello che pensate. Io devo dire, quando ci sono conferenze stampa dei politici, che devo dire sono di una noia mortale, non me ne voglia Giampiero, ma Giampiero lo vedo più come collega giornalista che come politico, anche perché Giampiero fa il giornalista, scrive libri, scrive scenografie, poi accidentalmente fa pure politica. Buona parte dei politici, mentre che ascoltano i loro colleghi, scrivono cose incredibili. C'è stato un presidente della regione che quando faceva dei discorsi, poi, parlo di Raffaele Lombardo, che tu sicuramente, guardate, ve lo cito ma per dire proprio, siamo molto in tema, che disegnava delle cose incredibili, incredibili. Più di una volta alcuni di noi hanno detto volevo prendere questi disegni, no, la classica... lavori imbarazzanti per farne una mostra, lui si è sempre rifiutato. Ora, ritornando all'argomento, illustrare è un mezzo per comunicare. Io ho sempre utilizzato la penna, poi la macchina da scrivere, poi il computer e poi sono ritornato alla penna, che secondo me è una cosa bellissima. Io ho iniziato a fare questo lavoro nel 76 con la carta macchiata d'inchiostro e ritengo che sia una cosa di una bellezza unica. Però oggi cosa vi volevo dire? Tutti quanti cercano di mandarvi dei messaggi. Cioè, no, parliamo ai giovani. Io, sapete cosa penso? Che certe volte voi parlate meglio di quelli che sono meno giovani e bisognerebbe parlare a quelli che oggi hanno 40, 50, 60 anni perché forse ne capiscono meno di voi. Però nell'illustrazione io ho avuto il privilegio, oltre che di questo invito, di vedere questo libro. Io ho iniziato, ve lo dico, quasi per dovere, ho detto ci deve andare, quindi lo sfogliamo. Poi l'ho visto tutto e ho detto una cosa, vediamo se siete d'accordo. Ho detto guardate, questa cosa mi piace talmente tanto che potremmo anche trasformarla in un lavoro che è più vicino al mio e che è vicinissimo al vostro. Io faccio il giornalista dopo aver lavorato per tanti giornali, ho lavorato al Giornale Sicilia, ho lavorato 28 anni a Repubblica. Oggi mi occupo esclusivamente di online, di web e di social, quindi quello che un pochettino tutti voi toccate ogni giorno. Io a differenza vostra lo tocco tutti i giorni e ci campo pure la famiglia, diciamo insomma che ci guadagno bene. Il discorso qual è? Che siccome qual è la differenza tra un cellulare, una macchina da scrivere, un computer e un giornale di carta? La differenza è soltanto il mezzo per parlare con voi, è il contenuto quello importante. Questi eccellenti professionisti che hanno scritto e disegnato e raccontato questo libro lo hanno fatto utilizzando il loro metodo. Voi tutta la giornata, ma devo dire anche chi ha 50, 60, 70 anni, stanno con un mezzo di comunicazione che è il cellulare. Lì si fa di tutto, si mandano messaggi, si scrive, si telefona, voi vi scrivete e lì ci sono anche tante cose da dire utilizzandolo come mezzo di comunicazione. Ora, invece di continuare a scarabocchiare sul diario o sul banco, pensate per un momento, e lo dico ai professionisti che hanno fatto questo lavoro, lo dico all'Arma dei Carabinieri che ha promosso questa iniziativa lodevole e a Rosanna insomma che oggi ci ha riunito tutti, pensiamoci un momento, insieme alle scuole, insieme a questi ragazzi che oggi qua insomma stare 2 o 3 ore seduti alla fine dice un violore che me ne vaio, però ecco sto arrivando alla fine, potremmo pensare, generale, lo dico a lei in quanto il potere che rappresenta è tale che non mi può dire di no, responsabilità, ma io un pochettino insomma di ricamo ce lo devo fare, sennò... Allora potremmo pensare di prendere questo bel lavoro, ovviamente con l'autorizzazione e con la collaborazione di tutti coloro che hanno lavorato,
e portarlo online per farne una rubrica, una trasmissione di racconto che possa parlare ai giovani, ai meno giovani, per dire intanto cos'è l'illustrazione, visto che tutti noi abbiamo disegnato qualche cosa sul nostro diario ai nostri tempi e oggi continuiamo a disegnarla, per dire, raccontare questo lavoro e così fare in modo che tutta questa bella storia diventi ricordo e diventi futuro. Io metto a disposizione sicuramente la mia casa editrice che si occupa di online con tutto il gruppo social e tutto quanto, abbiamo 5 social media e altro. Ma la cosa più importante, siccome poi per coinvolgere i ragazzi serve anche qualche cosa di tangibile, se siete tutti d'accordo, io come gruppo editoriale posso mettere a disposizione 2-3 borse di studio. Interessantissimo. Quindi, ragazzi, borse di studio significano soldi o opportunità. Sì. Per chi vuole fare un domani l'illustratore, il professionista, e insieme possiamo lavorarci un pochettino tutti. Com'è? O il giornalista magari. Assolutamente. No, quello ci sta. No, no, io ho finito proprio, generale. Ha la responsabilità. No, sembra che questa cosa sia stata preparata, non lo è, e infatti no, me l'ha fatto un po' a tradimento. Ma devo dire che il generale dalla Chiesa, grazie al titolo scelto da questi due signori, da questi due artisti, c'ha un sottotitolo. Le sfide. E noi dopo dalla Chiesa siamo abituati ad accettare tutte le sfide. Ce l'ha insegnato e cerchiamo di essere fedeli a questo. Però a una condizione, che i protagonisti siano... loro, assolutamente. Cioè, secondo me dobbiamo sceglierli proprio tra questa platea. E questo con i professori. Chi vuole farlo, possiamo coinvolgere questi due artisti che sono dei maestri, che fanno corsi di grafica. Assolutamente. E a questo punto mi devo appoggiare un pochino, anche, posso appoggiare, mi sto appoggiando fisicamente. Fisicamente. All'assessore Cannella, perché si può mettere in piedi un bel progetto di grafica per chi vuole avviarsi a questa arte, che domani potrebbe diventare giustamente anche un lavoro, approfittando della sua piattaforma, della concretezza del dottore Scaglione. Adesso gli ha rilanciata. Se mi posso permettere, vi dico che già abbiamo fatto un lavoro del genere, ve lo dico perché può essere una case history importante. Io lo posso pubblicizzare perché il ricavato è totalmente beneficenza. Il mio ultimo libro è un libro che parla di mafia, ma parla di mafia ai giovani. Cosa abbiamo fatto? Insieme a Navarra io ho scritto questo libro che racconta perché la mafia non si può dire onore. E come lo racconto questo fatto? Dicendo uno dei paradigmi storici che la cultura di quei dei ben pensanti dice che la mafia aveva un codice d'onore perché non toccava le famiglie e i bambini. In questo libro, proprio per valorizzare quanto è importante la parola onore, quanto la mafia non se ne possa appropriare e quanto i giovani devono ricordarlo, io ho fatto una ricerca storica raccontando che dal 1946 ad oggi, con nomi e cognomi, quanti bambini ha ucciso la mafia. Quindi facendo capire e raccontando che non c'è onore in questa gentaglia, sono soltanto dei volgari delinquenti. Allora lì cosa ho fatto? Ho chiamato un eccellente fotografo, che è Francesco Bellina, che lavorava con me all'Espresso, e lui continua ancora a lavorare lì, e ho detto: Francesco, devi fare una cosa, devi andare in tutti i luoghi dove questi bambini sono stati uccisi da questi, lo dico spesso nel libro, perché sa, mi dà fastidio ogni tanto sentire, io sono nato in un quartiere popolarissimo di Palermo, non sono nato nei quartieri alti, io sono nato in via Montalbo, vicino al mercato ortofrutticolo, e dico sempre che Rustica, Progena, sempre Villana, cioè terra ero e terra restavo. Però il punto è uno, che questi volgari delinquenti in quei luoghi hanno ammazzato vostri coetanei.
e ogni tanto c'è qualcuno, quel ben pensante, che dice: ah, ma la mafia di una volta. Allora, come adesso, ricordatelo questa frase, sono volgari delinquenti. Allora, li cito uno per uno, questi bambini in questo libro, con nomi e cognomi di chi li ha uccisi, e dico che questa gente, che questi bambini, sono i testimoni di questo libro. Dopodiché cosa ho fatto? Dopodiché, generale, mi ascolti, non si distragga che le metto 4. No, io la so, non è che quando si distraggono loro la cosa vale pure per lei. No, sei attento. Ho chiamato Biagio Conte, che lei senz'altro sa chi è, e ho detto: senti, ma per i bambini che ci stanno da te, c'è qualcuno che ci pensa? Ho detto: guarda, facciamo quello che possiamo. Allora ho detto a Navarra: prendiamo tutto il ricavato del libro, per questo lo posso parlare, non prendo una lira, proprio per contratto, ecco, vi fa onore, complimenti, neanche loro prendono una lira, ma non significa non lavorare bene, significa lavorare di più. E ho detto: con questo ti comprerò un ecografo per tutta l'area pediatrica. Devo dire che dopo 3 mesi di libro già abbiamo comprato l'ecografo, consegneremo la prossima settimana. Però sempre il tema dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, perché ribadisco, e ho finito, gli adulti hanno bisogno di che qualcuno gli parli bene, perché loro trasmettono a loro. Uno dice: insegniamo ai bambini, insegniamo pure agli adulti in generale. Assolutamente. Che gli adulti sotto sto lead, mi creda. Grazie. Assolutamente, grazie a te. Allora, proprio per in considerazione mi hai dato un ottimo gancio, perché voi andate a scuola, i genitori parlano, i professori parlano, c'è un momento in cui invece illustramente sottolinea il fatto che l'adulto si deve mettere all'ascolto, perché ascoltiamo poco sia i bambini, i giovani, eccetera. Quindi generalmente succede che le attenzioni dell'ascolto, voi ascoltate poco i genitori o i professori, e vicendevolmente spesso se voi parlate, se i giovani parlano, non vengono ascoltati. Questa è una carenza, è una pecca, e dobbiamo fare un po' tutti l'esame di coscienza, fermo restando appunto che il motivo per cui ci stiamo incontrando oggi è la rettitudine, la correttezza, l'amore verso gli altri, l'onestà e tutte quelle parole che sono state seguite comunque dai fatti che noi ritroviamo nella vita del generale della Chiesa. Allora noi questa seconda parte della mattinata la dedichiamo proprio all'ascolto, e abbiamo dato l'incarico a un giovane poco più grande di voi, che è Emanuele Armando Corona, di rappresentare il suo pensiero rispetto al tema che trattavamo stamattina. Lui è uscito da scuola da poco più di un anno e mezzo, e quindi ha vissuto la vostra città, è nato nel 2003. Quindi sentiamo la sua testimonianza, dopo che appunto abbiamo parlato noi, diamo la voce prima di introdurre poi quello che è l'ambito artistico con appunto i nostri ospiti, sentire quello che è la coscienza di un giovane palermitano. È un discorso breve, quindi non ci impiegheremo molto tempo, anche perché è già tardi. Un individuo degno di ammirazione per i suoi atti fuori dall'ordinario. Eroe. Ogni persona di ogni generazione ha avuto degli eroi. Spesso i più anziani guardano con fare sprezzante i beniamini dei loro figli, e spesso i figli sottovalutano i beniamini dei più anziani. Ma indipendentemente dall'età, ognuno di noi è cresciuto con le storie dei suoi eroi. Essi fossero di finzione o reali, non importa. Achille, Nemo, Luke, Jesse, Owens, Freddie Mercury, Banksy. Sono tutti accomunati da qualcosa, e non è solo compiere azioni straordinarie. Ci hanno colpito. La loro storia, a prescindere dall'età che avevamo nel momento in cui l'abbiamo scoperta, ci ha impressionato. Alla fine sì, andare 20.000 leghe sotto i mari è un atto lodevole, ma l'azione in sé non è ad affascinarci.
È il viaggio che ci emoziona, un viaggio seppur bello non sarebbe tanto emozionante senza il giusto protagonista. La sua invidiabile determinazione, la sua inestinguibile curiosità, il suo inarrestabile coraggio, ma anche se non fosse invidiabile, inestinguibile o inarrestabile, anche se è ordinario in ogni cosa, può comunque essere un eroe. Magari il percorso che ha formato il suo carattere, il modo in cui pensa o si comporta, la morale che lo guida e di conseguenza, se non importa l'evento, le sue ineccepibili caratteristiche fisiche o l'elevato piano morale, restringendo il campo, ognuno può essere un eroe. Distinguersi nella propria storia, raccontarla, tramandare un insegnamento, venire ammirati per qualcosa che non si immaginava neanche essere rimarchevole in primo luogo. Sono sicuro che molti dei martiri che ad oggi celebriamo non amerebbero essere definiti eroi, ovviamente, ma ovviamente per questo lo sono. Perché facevano il loro dovere di cittadino, o di ufficiale, o di persona, quando è arrivato il momento, e perché la loro storia, che possiamo aver vissuto in prima fila o recuperato dopo i titoli di coda, ci ha colpito. E lì abbiamo scoperto quanto erano incredibili e lì abbiamo scoperto quanto erano ordinari. Ordinari, cioè tutti i giorni affrontiamo il quotidiano e ogni giorno possiamo fare la differenza. Raccolgo questo da ascoltando i giovani, ascoltando una voce che abbiamo voluto portare qui, perché fosse un vostro coetaneo, poco di più, a dirvi il suo pensiero. E allora noi vi abbiamo chiesto domande, perché qui avete oggi la possibilità di interagire con loro. Interagire non in maniera virtuale, ma in maniera reale. Quindi chiedo ai vostri professori, ci sono le domande, ci piacerebbe che fossero gli stessi ragazzi a porle, così spezziamo, ecco, ci mettiamo e ci poniamo all'ascolto. Il microfono, ragazzi, così li sentiamo. Certo, assolutamente sì. Ok, chi è il primo allora? Perché nella copertina c'è un serpente? Bellissima domanda. Allora, abbiamo sentito il nostro studente universitario che ti chiami, abbiamo detto, Emanuele, parlarci appunto in maniera molto appropriata di eroe, partendo dalla definizione. Allora, una caratteristica dell'eroe, oltre alle sue azioni e alle sue gesta, alle sue azioni degne di nota che ci colpiscono, è anche sempre accompagnato dalla sua lotta contro ciò che è totalmente altro da sé, dal suo nemico. Allora, per fare una copertina che in qualche modo potesse anche toccare queste cose che poi colpiscono, ci colpiscono come anonimo pubblico o lettore, pubblico vedente. E allora, quella immagine che c'è sullo sfondo, è vero, il mostro che è rappresentato è un serpente, ma la costellazione che c'è, vedi, si parla sempre di stelle, si parla sempre del potere delle stelle, e la costellazione è la costellazione dell'Idra. L'Idra, sapete, voi avete per caso sentito parlare dell'Idra e delle faticole di uno dei grandi eroi della mitologia classica, Hercules. Mai sentito parlare di Ercole? È uno, diciamo, sai che Ercole compie delle fatiche per dimostrare la sua forza, fa degli atti straordinari. Uno di questi atti è l'uccisione dell'Idra, questo mostro era un serpente, ma credo a nove teste,
e ogni volta che una testa veniva mozzata ne ricresceva un'altra. Allora questo è un po' un simbolo, un po' una metafora, non so come preferite dire voi, è un po' la rappresentazione simbolica delle forze del male che sono fondamentali per l'eroe. Le caratteristiche dell'eroe, diciamo, chiamano in causa questa sua continua lotta contro le forze del male e anche lo scontro contro questi mostri, contro il mostro che è, può essere un drago molte volte, può essere un gigante. E in questo caso nel libro varie volte abbiamo mostrato dei mostri, delle forze maligne, perché questo è lo schema della narrazione dell'eroe. La parabola dell'eroe contiene tutti gli elementi della vita di Dalla Chiesa. Questo nella copertina, ti ho abbastanza risposto? Ok, passiamo a un'altra domanda allora. Perché il libro è suddiviso in diversi colori? Bellissima come domanda. Vuoi fare un'altra subito? Dite per favore a chi la indirizzate, così a chi, da chi volete. Vabbè, ma rispondiamo una alla volta, sì. Ci facciamo il ping pong. Ok. Il libro è realizzato in diversi colori perché, come avrete visto, parte con un nero. In realtà inizia con la morte, con l'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie. E nelle prime pagine si parte con un azzurro che rappresenta proprio la giornata, ma si finisce subito, già a pagina 7, nel nero più profondo che rappresenta proprio la morte. Da lì il racconto è circolare, cioè parte un flashback che va alle origini della vita, soprattutto della vita militare del generale Dalla Chiesa, per cui abbiamo rincominciato con dei colori che sono parte della sua storia agli inizi, più leggeri, più luminosi proprio, per ritornare alla fine di nuovo nel nero con la morte. In un qualche modo i colori servono a descrivere le varie epoche, i vari momenti della vita del generale, per dargli una scansione temporale anche a livello grafico. Sfoglio, tanto stanno già parlando della... Perché per me era più alla sua, loro si sono... Allora, ho una domanda. Allora, nel libro vediamo diciamo, le sensazioni che scambia il generale con la moglie tramite le lettere, ma facciamo poco caso alle sensazioni che possono avere i figli dei carabinieri. Noi in classe abbiamo fatto una riflessione che... giustamente i figli dei carabinieri avranno le loro impressioni, i loro genitori che escono fuori, appunto, come dicevamo poco fa, il lavoro dei carabinieri è un lavoro importante e al contempo rischioso, però come mai si sono fatte poche considerazioni riguardo le sensazioni che potevano provare i figli della Chiesa? Bellissima domanda, farò rispondere Chai. Un graphic novel per parlare della storia della Chiesa? Allora, in realtà la scelta di utilizzare le lettere ci è servita proprio per poter arrivare a raccontare l'uomo che stava dietro il generale. Cioè, noi siamo abituati a vedere i carabinieri o comunque i generali, le forze dell'ordine in generale come persone tutte d'un pezzo e a non riconoscergli anche una loro umanità. Mentre invece da queste lettere alla moglie viene proprio fuori la tenerezza, anche i dubbi e anche l'approccio nei confronti, cioè la relazione tra marito e moglie, no, al pari, come una confidente. E questo secondo noi era la cosa più forte che veniva fuori. Ovviamente se il libro fosse stato più lungo e avessimo avuto anche più tempo, probabilmente sarebbe venuto fuori anche il sentire dei figli, che fra l'altro sono tre, per cui già riuscire a dare ad ognuno un minimo di caratterizzazione e metterceli dentro, noi
questo lavoro l'abbiamo fatto veramente molto, non si può dire, molto in fretta. E avremmo voluto poterci ragionare di più e spazio a tutti. Diciamo che con il tempo che abbiamo avuto è stato il massimo che abbiamo potuto fare. Questa è una domanda che dice di perché avete creato questo libro, perché avete proprio deciso di parlare di questo eroe. Quindi una domanda che chiede: da dove avete preso le informazioni e da dove è venuta questa ispirazione per poter raccontare questa storia? Beh, l'idea di fare questo libro viene assolutamente dal quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Era il 40° anniversario, il 3 di settembre di quest'anno è stato il 40° anniversario dalla morte, quindi l'idea non è nata da noi in realtà. Però abbiamo collaborato quotidianamente, come vi ha spiegato anche prima il generale, con lo Stato Maggiore della Difesa, e sono stati proprio loro che ci hanno fornito un archivio ricchissimo, fatto di verbali, fatto di documenti, fatto di fotografie, e quindi si può dire che è stato un lavoro comune. Adesso non vorrei dire coautori, forse abbiamo litigato anche per questo, abbiamo litigato sempre durante la lavorazione, però ne siamo usciti più forti e temprati. Volevo dire una cosa, no, grazie a te per la domanda, una cosa relativamente alla relazione coi figli, che secondo me è una domanda molto molto azzeccata. Io anche ho sentito durante la lavorazione che questo aspetto mancava, in particolare sono poche le tavole in cui abbiamo potuto affrontare, per esempio c'è una tavola molto bella che è la tavola di quando Rita Dalla Chiesa compie i suoi 18 anni e tra l'altro poi il suo libro si chiamerà Un valzer con papà, e in quella immagine loro stanno proprio danzando un valzer. E lo stesso per quanto riguarda Nando, cioè quella immagine in cui Nando, giovane ufficiale dei carabinieri, sta di fianco al padre. Però questo è il rischio dei racconti dell'eroe. L'eroe è così che va oltre i suoi limiti e va oltre tutti i limiti, che è difficile per chi gli sta attorno avere un po' di luce, avere un pochino di spazio. Se ci pensi anche nelle storie dei grandi eroi, no? È sempre così, sono coprotagonisti, sono figure minori. Però mi sento di dire che quando noi diciamo nel titolo le stelle di Dora, non è solamente, si può interpretare, no, un po' come la Divina Commedia, in senso allegorico, in senso volare, in senso fisico. In un certo senso le stelle di Dora sono suo marito e i suoi figli. Sì, nella lettura io l'ho riscontrato. Sì, volevo dire che per Simona, che è la quarta figlia, forse, sì, volevo dire la terza figlia, probabilmente a livello mediatico molto meno esposta e quindi meno conosciuta, e invece c'è stata, anche se compare solamente in immagini, diciamo, di gruppo, mi viene in mente un'immagine insieme alla madre e al cane, a Bambù, però invece c'è stato molto utile ciò che Simona, la terzogenita, la figlia più piccola, ha fatto. Lei ha, non so se l'abbia fatto lei, però comunque su uno dei suoi canali, uno dei suoi diciamo social, c'è un video che è un video molto umile, fatto con le foto d'epoca di suo padre e di sua madre, da quando insomma si sono incontrati, quindi prima degli anni 41, fino ai giorni in cui c'era addirittura la nuova moglie di Dalla Chiesa, che loro avevano accettato, era più che altro una più coetanea loro. Bellissimo rapporto. Cosa pensa lei personalmente della Chiesa? Lo chiedi proprio a Matteo? Sì, no, infatti è una bella. Guarda, adesso vi dico una cosa, così poi dopo ci metto dentro anche un pezzo di questa testimonianza mia che riguarda anche la scelta del titolo, così richiudiamo anche altri cerchi. Quando il generale Manzo e il capitano D'Ottavio ci hanno insomma incontrato e ci hanno consegnato tutto questo patrimonio di documenti, non solamente fotografie, documenti anche di verbali, documenti storici, il generale Manzo ci ha tenuto a dirci questa cosa:
io l'ho ascoltato con grande intensità mentre l'ha detto. Mi ha detto queste parole, attenzione che c'è dentro anche una parolaccia, che dalla Chiesa era uno cazzuto, ok? E quindi al di là, diciamo, della spocchia, no, di dire che era uno cazzuto, ma che cos'è che mi voleva comunicare, no? Cioè mi voleva comunicare proprio quella sensazione di cazzimma, ma più che altro di codice, io l'ho interpretato così, come codice cavalleresco, no? E infatti poi, non so se avete visto, c'è questa immagine che ritrae Carlo Magno, diciamo, l'imperatore del Sacro Romano Impero e l'iniziatore, diciamo, di questo sistema, quello sì, basato sui benefici e sugli onori concessi. E quindi mi sono sentito che da una parte dovevamo restituire questa, diciamo, aspetto più guerriero della Chiesa e anche, diciamo, di cazzimma, diciamo, tutto d'un pezzo, non so come tradurlo in linguaggio italiano, però uno che, come dire, non si lascia abbattere da nulla. Però dall'altra parte volevamo trasmettere una vicenda che fosse intendibile da tutti. E cosa intendo io per intendibile, visto che gioco di parole? Intendo che doveva essere una vicenda, mi sto dilungando, vedo che si avvicina sempre di più, ecco, mi ha fatto perdere il filo. Io a questa domanda volevo rispondere. Volevo solo rispondere che cosa ha colpito me della vita del generale dalla Chiesa. Tutto il libro parla di tutte le sue avventure, le sue sfide, le sue imprese. Poi alla fine lui toglie la divisa, diventa prefetto, torna a Palermo, dove comunque era già stato più volte e dove in particolar modo la cosca mafiosa di Palermo, che faceva capo a Luciano Ligio, erano anni che cercava di farlo fuori. Lui, senza paura e senza piegarsi, questo è il punto, va tra la gente, va nelle scuole, va a parlare con i ragazzi, va al porto e parla con gli operai. Ecco, questa forza, ancor più della forza del generale, mi ha colpito. Eppure, diciamo, nella struttura classica dell'eroe, questo elemento del sacrificio, no? Di un sacrificio quasi insensato, no? Un sacrificio che è a seguito di un tradimento, di solito nella parabola dell'eroe, oltre alla lotta contro, come dicevamo prima, la lotta contro le forze del male, il mostro, i mostri, il drago, il serpente, c'è anche poi ciò che porta al suo sacrificio all'ennesima potenza, che è causato molte volte da un tradimento interno. Cioè non è tanto il nemico esterno, il suo grande nemico, che determinerà la sua fine, ma sarà, come mi viene in mente in tanta epica, adesso sto studiando la chanson de Roland con mio figlio per esempio, e anche all'interno di quella vicenda epica fatta tutta di cavalieri e di eroi, il meccanismo che porta poi al sacrificio è dovuto al tradimento, no, di un guerriero, mi sembra che sia questo Gano, no, nel caso, ma spesso, no, mi viene in mente anche qualcuno di voi ha visto 300, il film su Leonida, i 300 spartiati? Sì, ecco, anche lì la fine degli eroi non è determinata da ciò che succede in battaglia contro questo esercito, no? Contro le guardie del corpo di Serse, ma è determinato dal tradimento di, avete, vi ricordate quel adesso mi sfugge il suo nome, forse lei professoressa se lo ricorda, Efialte, questo diciamo spartano che era stato escluso dalla carriera militare per la sua deformità. Sì, era deforme, quindi non era bello come gli spartani. Ecco, anche nella parabola del generale dalla Chiesa non si capisce bene chi sia a tradire, però è certo che a lui a un certo punto si sente abbandonato e decide di fare un gesto eroico, ma come dire, non accompagnato dalla ragione, perché andare a fare il prefetto senza scorta e andare in giro su una A112, mentre invece il tuo diciamo angelo custode viaggia su un'alfetta blindata, è una scelta di mettersi in gioco, di mettersi in gioco. Erano periodi, sicuramente lui, da quello che abbiamo visto, era
voleva in qualche modo che fosse protetto. Il problema è che non sono arrivati nei tempi giusti e quindi è stato assolutamente, è stato assolutamente. Perché avete iniziato dalla sua morte per poi ricominciare la sua storia? Perché un colpo allo stomaco, posso dirlo, perché io l'ho letto così. È una tecnica narrativa, in realtà, quella di... anche tanti film iniziano dalla fine, no? E poi... prima dei film, e in realtà è come mettere subito le mani avanti, te lo dico subito che finisce male, però cerco comunque di tenerti attaccato per ogni pagina fino alla fine, è stata una scelta stilistica. Ma anche una scelta di senso, secondo me, eh? Nel senso che noi siamo abituati a guardare la vita delle persone verso le quali, stavo dicendolo anche a te, verso le quali ci avviciniamo in una maniera che si fissa su il loro atto più eclatante, no? Quindi anche per dare la Chiesa spesso la concentrazione è su questo. Questa tragedia, no? Il primo omicidio di mafia eseguito con un comando militare, praticamente con armi a ripetizioni, con è la prima volta che viene uccisa una donna durante un attentato di mafia, ma la vita di Dalla Chiesa in confronto a quello che è successo in quel momento è estremamente più interessante, estremamente più vasta. Adesso, per esempio, a me vengono in mente che sono forse le parti a cui, a livello, diciamo, di atmosfera, io sono più legato di questo lavoro, cioè le sue avventure, i suoi pattugliamenti sulla Rocca Busambra, in questo ambiente estremamente western, no? In questo ambiente desolato, con gli asini, e lui è ancora giovane, è ancora sul campo, no? C'ha ancora il vita, il cinturone messo su dolce vita, è davvero sì, volentieri, visto che siamo qua a Palermo, è tutto in dialetto palermitano, quindi immagino che possa essere anche interessante dal punto di vista proprio così. Non è questo? Questo è un'intervista, questo è proprio lo spoiler. Preveniamo la domanda come abbiamo fatto a tradurlo. Sì. Abbiamo realizzato questo, allora, tra il 49 e insomma il 51, il 50, le squadriglie con... Mi ha detto di andare avanti a parlare o cosa? Oh, eccolo arrivato. Io tu innai ora dall'America, un usaccio questo rezzotto. A confussare responsabilità a me. La sera aspettai che restava solo e mi avvicinai a parlarci. Si partemmo verso paese e ne incucciarono prima Ligio che aveva ferrato al prezzo e poi con l'ora. E un usaccio so che successe dopo, perché in neve. Che bello amico che sei, oh. Ligio mi aveva domandato sta cortesia e lo sai come un maferadere ce no. Però fu Ligio che l'ammazzavo. Io era già, ma non feci niente. E dove ho muoito ora? Fora Corleone, appresso dei reni seminati, ci sono una paura pettosa. Tazzitere! Ammazzato un'altra banda per poi chianarlo fino a qua sopra. No, ho muoito pesa! Sicuro che ci sparavo di qua e poi la buttavo da sotto. Lo sentiste? Facete il rapporto per ogni giunta e fusta non ci potesse essere un morto. Amoni, forza, picciotti! Non ne facciamo fottere la montagna. Se la troviamo, potremmo arrestare questi criminali. Questo era per cogliere l'atmosfera di cui parlavo, di questi luoghi che... ricordano moltissimo, no? Le atmosfere western, così come la parte dedicata appunto alla lotta contro il terrorismo. Ci sarebbe piaciuto dargli un tono ancora più poliziottesco, un tono ancora più, come dire, spy story, ma più che altro
accentuare tutti quei toni un pochino pop, un pochino psichedelici degli anni 70, ma come vi ha detto Chai, questo è un lavoro che è stato fatto davvero in tempi molto molto ristretti. Io mediamente per fare due tavole sulla lettura, che sono 54 centimetri per 34, ci impiego 3 mesi per fare due tavole. Ecco, questo libro lo abbiamo realizzato tutto in 37 giorni, quindi no, ho detto di non dirlo, però visto che siamo arrivati a questo punto... Però che non sia complimenti. Grazie. Assolutamente sì. Perché si è scelto il graphic novel per raccontare la storia del genere della Chiesa, del generale della Chiesa? Intanto bravi che dite il graphic novel e non la graphic novel. Si è scelto il linguaggio del graphic novel proprio per arrivare ai giovani. Allora la domanda la giro io a te. Ha funzionato? Ti è arrivata? Non mi hai ascoltato. No, noi vi ascoltiamo, ci dovete ascoltare anche voi quando diamo le risposte. Ti è arrivata a te, grazie al linguaggio del graphic novel, ti è arrivato di più rispetto a un bel libro di 800 pagine o no? Sì, perché era molto anche specifica, specificavano molte cose che erano accadute, quindi sì. Era molto dettagliato, le immagini ti aiutavano a ricostruire la scelta del linguaggio. Sì. La scelta del linguaggio è stata adatta, quindi l'avete recepita, l'avete letta con semplicità, con facilità. Ma tu pensi che si potrebbe fare la didattica con questi prodotti culturali? Tu, per esempio, riusciresti meglio a, che ne so, studiare la letteratura italiana, per esempio a conoscere l'opera, che ne so, di D'Annunzio attraverso un libro illustrato, non necessariamente queste graphic novel, che comunque è una categoria merceologica che credo che vada bene, ma perché fa moda, ma in realtà noi abbiamo una tradizione in Italia di illustratori e di racconti illustrati che fa invidia a tutti gli altri. Sì, scusa. Allora, secondo me no, perché la letteratura proprio va studiata senza né illustrazioni proprio letta, perché sennò non puoi capire i fatti di quello che sono accaduti, anche la vita di Leopardi, tu non la puoi capire tramite dei disegni. Non la puoi capire tramite dei disegni. Un caro saluto alla professoressa di italiano, al professore di italiano. in giro. Allora, altre domande. I disegni che raffigurano i vari protagonisti prendono spunto da immagini reali? Le foto, sì. Sì, sì, sono tutte immagini tratte da documenti, come si suol dire, iconografici, cioè fotografie ufficiali, perché ricordiamoci che comunque il generale della Chiesa è stata una figura pubblica, tanto che suo figlio Nando ancora mi sembra che lo consideri, come dire, un bene comune ormai la vicenda biografica di suo padre. Quindi... Assolutamente. Anche questo fatto ho letto che non è stato semplice per loro vedere quel privato all'interno del libro. È un passaggio che è anche questo molto emozionale, infatti mi avrebbe fatto piacere poter sentire dalla loro voce quello che è significato vederla realizzata, quelle poesie, comunque quella parte della loro vita che comunque non era ancora stata resa pubblica con questa metodologia. Quindi è un ringraziamento in più, perché qualcosa di privato ci è stato regalato. È vero. Cosa avrebbe fatto lei se fosse stato il generale della Chiesa? Ma lo chiediamo a chi? Non sempre tu, no. Cioè, quando le domande sono difficili... Guardate, non abbiamo c'è... immaginato più lei, più consono. Guardate, alla risposta. No, sarebbe... è un'eresia dire questo, che io sia in condizioni di dare una risposta a questa domanda. Io credo che questa domanda abbia una sola risposta, tentare di ispirarsi a quello che ha fatto dalla Chiesa. Lui ha affrontato quei 123 giorni, prima ve l'ho detto molto fugacemente, nella piena consapevolezza. Io ho sentito, adesso non mi ricordo chi lo ha detto, che forse c'è stato un problema di sottovalutazione da parte della Chiesa. Dalla Chiesa non ha sottovalutato niente.
Dalla Chiesa era convinto intanto che l'unica arma che lui poteva avere a disposizione era la popolazione di Palermo, perché Cosa Nostra ha dimostrato che quando ha voluto colpire un suo avversario lo ha sempre fatto con scorta, senza scorta, con macchine blindate, con uffici blindati. Quindi scegliere questa strategia di andare contro Cosa Nostra, che ricordo in quel momento era l'apice del suo potere militare e direi anche politico di supporto, pensare di andare in giro con una scorta che lo proteggeva notte e giorno, intanto lo avrebbe allontanato dal popolo, perché ci sarebbe stata una barriera. Perché come si fa a dire a un popolo rialzate la testa e poi andarsene in giro con una scorta? Perché mica il popolo aveva la scorta. Chi faceva il suo dovere quotidianamente rischiava rappresaglia da parte di Cosa Nostra, non aveva la scorta. Quindi dalla Chiesa, riprendendo quello che ha detto prima il capitano, scende tra i cittadini, lui cittadino tra i cittadini. Posso fare una domanda? Prego. Io è stata il fatto che lui comunque non sia venuto a Palermo da generale, e questo passaggio quindi a un ordine diverso da quello militare, è stata una scelta o è stata un'imposizione? Lì è stato un problema di ordinamento dello Stato. Dalla Chiesa non poteva venire con da poteri generale. Militari a fare una funzione civile, okay. E quindi doveva diventare per forza prefetto, e mi riallaccio a quello che ha detto Matteo. Il problema vero di Dalla Chiesa è che è stato tradito. Assolutamente, un tradimento sempre. Ha avuto un tradimento generalizzato tranne che dalla gente di Palermo. Almeno questo ce lo prendiamo. Perché la gente di Palermo lo dice, lo scrive, qui muore la speranza dei palermitani onesti. Noi con questa novel, o con questo novel, non abbiamo voluto dimostrare che non è affatto vero. Così come lui prima mi ha un po' sbeffeggiato come intitolatore di fumetti. Operazione Dallas, non è così. Era Operazione Carlo Alberto. L'operazione Carlo Alberto aveva un preciso riferimento storico, perché talmente tale era lo strapotere di Cosa Nostra in quegli anni, in quei mesi e in quei giorni, che è stato l'unico caso di omicidio eccellente in cui Cosa Nostra lo ha preannunciato. Perché nel mese di agosto, dopo il rinvenimento dopo due omicidi, zio, padre e figlio, un telefonista anonima chiama la redazione di un giornale e dice: l'operazione Carlo Alberto non è ancora. È iniziata l'operazione Carlo Alberto. Poi, dopo la morte della Chiesa, l'operazione di Carlo Alberto è conclusa. È la prima e l'unica volta che succede nella storia. Quindi quando io facevo riferimento era che l'operazione Carlo Alberto non si è mai conclusa. Non perché si deve se oggi concludere. Siamo in queste condizioni, non si è mai conclusa. Assolutamente. Quell'operazione. Non c'è un'ultima parola. Allora, c'è una scelta particolare, ha un significato particolare la scelta di queste immagini? Sì, questo come parlavamo prima dell'idra, dei mostri, diciamo del... Quello è Cerbero, infatti. Quello è Cerbero, è il cane a tre teste che per noi... Ha la coda serpente? Gli ho fatto la coda serpente? Sì, ho fatto una... Diciamo, ho voluto fare... Di fondo ci serviva il cane a tre teste perché rappresentasse, diciamo, la direzione tricefala delle Brigate Rosse, o perlomeno come ci è stata raccontata, quindi Renato Curcio, sua moglie Mara Cagol e poi il distaccamento Franceschini. Quindi questo, diciamo, mostro a tre teste che ogni testa quasi poteva agire indipendentemente, effettivamente questa licenza artistica di mettergli la coda
Però è stato bravo a sgamarmi. Secondo me avevano una scommessa tra loro due. Bravi comunque. Avevate una scommessa. Sono tutte metafore comunque, simboli del suo nemico. Efficace, ci dicono efficace. Si possono trovare similarità nel metodo di indagine usato dal generale per combattere la mafia e le brighe rosse. Le brigate rosse, oh. Allora, questo è più semplice per me. Quella prima domanda era incredibilmente difficile. Allora, invece, il metodo di Dalla Chiesa. Prima vi ho detto che Dalla Chiesa è stato un rivoluzionario. Ha rivoluzionato il rapporto con i giovani, il rapporto con la popolazione, il rapporto con i cittadini, ma ha rivoluzionato anche il modo di fare polizia. Sono due i passaggi fondamentali, risponderò brevemente. Lui affina il suo metodo, che da noi ha un nome, metodo Dalla Chiesa, cioè nelle nostre scuole ufficiali, quando parliamo di processo decisionale e di pianificazione operativa, parliamo di metodo Dalla Chiesa ancora oggi, perché intanto lui supera le barriere territoriali, che è una contraddizione incredibile per un'istituzione come la nostra, che ha 4.600 stazioni, cioè ogni territorio di una stazione, qui c'è un comandante di stazione di Palermo, immagino, la Palermo Centro, c'è una giurisdizione, vero? Qualunque cosa succede in quella giurisdizione, il capitano che fa? Chiama lui e dice: che è successo, come mai, cosa avete fatto, cosa non abbiamo fatto. Questo sistema, che è la forza della nostra arma ed è differente da tutte le forze di polizia, ovviamente è anche un grande limite quando si combatte un fenomeno come quello terroristico, che è un fenomeno che supera le barriere territoriali. Quindi Dalla Chiesa che fa da generale di brigata a Torino, che poi le brigate rosse si sviluppano ovviamente fra Torino, Milano, ideologicamente anche Trento, Padova, Genova, tutti i poli industriali, perché ovviamente l'obiettivo delle brigate rosse era arrivare a creare una rivoluzione popolare e quindi nelle fabbriche e nelle università si raccoglievano gli adepti. Ma lui che fa? Crea un nucleo di 40 uomini, pensate, 40 uomini, 7 ufficiali e 33 brigadieri all'epoca, e si mette a combattere le brigate rosse con le stesse tecniche, perché lui dice: noi non dobbiamo fermarci all'episodio, al singolo omicidio, noi dobbiamo studiare le ragioni che ci sono dietro quel tipo di lotta, che nel terrorismo era un'ideologia, come abbiamo detto, malata, ma era un'ideologia, erano degli idealisti. Cosa Nostra erano dei volgari, l'avete detto voi, volgari, delinquenti, finalizzati solo a fare soldi e a gestire il potere. Quindi lui studia il fenomeno nella sua interezza e lo contrasta con le stesse armi. Quindi questi 40 uomini non vivevano più in caserma, vivevano in case esterne, non entravano nelle caserme, facevano la stessa vita dei clandestini delle Brigate Rosse. E questo destabilizzò le Brigate Rosse, ovviamente, che erano abituati ad avere un interlocutore statico. Lui in uno dei primi discorsi disse: noi vinceremo questa battaglia nel momento in cui un terrorista avrà paura di non sapere chi è seduto accanto a lui, sull'autobus come in un'aula universitaria. Quindi Dalla Chiesa destabilizzò completamente il modo di fare polizia, e con Cosa Nostra fece la stessa cosa. Iniziato a Corleone, 49-50, torna qui da comandante di regione, perché lui diceva di avere il mal di Sicilia, che lui era attratto dalla Sicilia, anche se era un emiliano nato in Piemonte, perché anche il papà era carabiniere. Quindi lui torna a Palermo dal 66 al 73 e, come ha detto Leone Zingales, non so se n'è andato, Dalla Chiesa era condannato prima ancora di venire qui, perché il conto con i corleonesi, aperto nel 49, che indagò Liggio per l'omicidio di Rizzotto, del buon Placido Rizzotto, e tutta l'attività di contrasto che fa dal 66 al 73 come comandante di regione, in cui mappa per la prima volta, in un periodo storico in cui la mafia non era nemmeno riconosciuta, c'era un magistrato che in quegli anni diceva, negli anni fine anni 70,
la mafia è un argomento più da romanzo che da aula giudiziaria. Un presidente, un procuratore generale presso la Corte d'Appello. Quindi dalla Chiesa arriva e fa un'attività di mappatura di tutte le famiglie, quella che poi Buscetta ufficializzerà, ma lui la consegna alla Commissione Antimafia. Lui fa i nomi di Ciancimino, stiamo parlando 68, 69, 70, fa i nomi di Ciancimino, fa i nomi di Salvo Lima, fa i nomi di tutti i notabili politici dell'epoca alla Commissione Antimafia. Sapete cosa succede? Che quella relazione viene cambiata dalla Commissione Antimafia, viene edulcorata di questi nominativi. Quindi voglio dire, dalla Chiesa poi comincia a parlare di patrimoni, di inseguire i patrimoni, insieme a Pio La Torre sono i fautori di questo. Quindi dalla Chiesa, come dicevo prima, muore consapevolmente di morire, perché lui sapeva esattamente qual era il suo destino in quel periodo e va incontro al suo destino, come hanno detto anche molto bene Ciai e Matteo. Non rubo altro spazio, grazie. No, non ruba assolutamente. È una ricchezza infinita, cioè incontrarvi è questo racconto. E credo che per ciascuno di noi lo stiamo vivendo in maniera diversa, quindi ci resterà dentro in maniera diversa. Io vorrei ritornare sul fatto che dell'ordinarietà, quindi ciascuno di noi ha la possibilità di fare la differenza. Questo, ragazzi, credo che sia importante. Per questo io volevo ribadire il fatto che voi dovete capire quanto siete importanti. Importanti non soltanto per la vostra famiglia, anche per la scuola, ma nel contesto della società. Quindi non siete soltanto delle persone che subiscono gli eventi, le cose che si devono fare per forza, quanto quello che sono le vostre coscienze. Quindi dovete proprio abituarvi a parlare e a elaborare un vostro pensiero democratico, libero, la libertà di decidere, soprattutto rispetto ai valori di cui abbiamo parlato questa mattina. Io vorrei fare un ulteriore passo generazionale, perché appunto voi siete ragazzi che venite dall'Istituto Gonzaga, dal Parlatore, eccetera. Come è stato ribadito fin dall'inizio, a giugno, maggio-giugno, perché adesso giugno, il 2 giugno dell'82, appunto il generale Dalla Chiesa ha fatto la scelta di entrare nelle scuole, che è stato poi adottato dai grandi, perché noi siamo stati, possiamo dire, coinvolti tantissimo anche dalla figura di Rocco Chinnici, che poi a distanza di un anno Rocco Chinnici è lì realmente la coscienza dei siciliani onesti che continua ed è stato esattamente un anno dopo, poco più, meno di un anno, perché poi è stato a luglio dell'83. E proprio questo, il fatto che loro volessero andare nelle scuole e entrare a incontrare i giovani, perché era lì che si poteva operare il cambiamento delle società. E noi oggi abbiamo il piacere di avere la testimonianza attraverso una lettera che è stata scritta da un ex allievo del Gonzaga e che deve essere letta da un allievo, il professore Calabrese. Eccolo qua che arriva con il suo allievo. E passo la parola al capitano D'Ottavio, che così ci ricorda anche i nomi. Sì, ok. Dei tre studenti che hanno vissuto quell'esperienza con il generale Dalla Chiesa all'interno del Gonzaga, noi abbiamo un amico che ha vissuto ed è Geri Palazzotto, che oggi si trova al Teatro Massimo, che ha vissuto anche quel momento. Se l'avessimo saputo l'avremmo invitato con grande piacere. Nella fotografia, proprio dietro il generale Dalla Chiesa. Allora,
Allora, in questo passaggio di testimone mi sembra giusto nominare chi quel giorno ebbe questa straordinaria idea di scrivere questa lettera che a breve il vostro collega leggerà, e sono, purtroppo non sono oggi non ci hanno potuto raggiungere per motivi, diciamo, di lavoro, l'avvocato Marco Castagnetta, e vi invito a fare un applauso per loro, la dottoressa Paoletta Caltabellotta e la dottoressa Marina Ponte. Scrissero la lettera che adesso, come ti chiami? Marco. Marco vi leggerà. Se questo è veloce io lo tengo, sì. A lui. Grazie. Signor prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, siamo gli alunni della terza scientifico A dell'Istituto Gonzaga di Palermo. Abbiamo la necessità di inviarle un messaggio di simpatia e di ammirazione. Desideriamo innanzitutto ringraziarla per la sua disponibilità ad accettare un incarico così gravoso e impegnativo e per i sacrifici in difesa dei diritti e della dignità dei cittadini contro ogni forma di delinquenza e destabilizzazione. Intendiamo inoltre manifestarle i nostri sentimenti di stima e di rispetto, sicuri che lei continuerà a lavorare seriamente, tenendo sempre presenti gli ideali morali indispensabili per costruire una convivenza civile e ordinata. Sappiamo che attualmente la situazione cittadina è difficile, gli atti delinquenziali hanno assunto un carattere preoccupante e pericoloso per tutti i cittadini e non solo per voi che con serietà ed abnegazione lavorate per sconfiggere l'ingiustizia e l'immoralità. Il fenomeno mafioso ha esteso in modo esasperato le sue interferenze in campo economico, sociale e politico, prefiggendosi esclusivamente l'accumulo di denaro e l'aumento della propria potenza, trascurando ogni rispetto verso le istituzioni civili e i cittadini e portando alla proliferazione di forme di violenza che ci lasciano amareggiati ma che non ci abbattono. Siamo infatti consapevoli che se vi sono difficoltà queste devono essere superate con energia e decisione, senza ipocrisie, paure e incertezze. In tal senso la funzione della scuola si dimostra molto importante, anzi fondamentale. Noi studiamo e ci impegniamo per raggiungere la consapevolezza dei nostri compiti nell'ambito cittadino e nazionale e per trarre dalla cultura e dai dibattiti gli insegnamenti che ci possono guidare nell'esperienza della vita. Sentiamo che la nostra generazione ha un compito difficile e bellissimo allo stesso tempo, poiché è proprio l'impegno a favore del prossimo e della pace che rende l'uomo pienamente realizzato e felice. Non intendiamo che realizzare progetti utopistici, ma dare il nostro piccolo contributo concreto per il miglioramento della società secondo gli ideali morali e cristiani in cui crediamo. Desideriamo quindi dirle che il suo operato per la difesa dei diritti umani e civili non passa inosservato ai nostri occhi e a quelli di tutti i giovani. Al contrario, suscita in noi non soltanto una grande stima verso la sua persona, ma soprattutto il desiderio e la volontà di dare un apporto costante e concreto alla comunità cittadina sulla base di un amore attivo, disinteressato e di impegno sempre maggiore. La mafia e i suoi aspetti delinquenziali sono esistiti ed esistono, perché non siamo ancora riusciti a creare una collaborazione fraterna a livello cittadino che superi l'omertà, le paure, l'avidità. Ed appunto un messaggio di unione che noi vogliamo portare. Ringraziandola di nuovo per la sua opera, che sentiamo veramente come un servizio per noi e la cittadinanza, le porgiamo i nostri più cordiali saluti, gli alunni della terza classe A del Liceo Scientifico Gonzaga di Palermo. Grazie Marco. Rubo un attimo la conduzione alla dottoressa Maranto, di cui mi scuso, l'ho chiamata Maranto per tutti i giorni in cui ci siamo sentiti. Maranto, ho sbagliato l'accento per diversi giorni. Non si preoccupi. Ancora per sottolineare questo importante passaggio di testimone che Marco ci ha voluto, come dire, incantare nella sua lettura di quella che fu la lettera scritta al generale Dalla Chiesa, ci piacerebbe che un alunno del Gonzaga e un alunno dell'Istituto Parlatore venissero qui e distribuissero a tutti i presenti, così come diceva il generale Manzo, una copia della graphic novel per portarla poi a casa o a chi si desidera di più, magari una persona che ha bisogno, magari una persona che non la può comprare, una persona che è sola, e diciamo
favorisca ancora di più questa idea del passaggio di testimone. Quindi invito un ragazzo del Gonzaga e un ragazzo del Parlatore a raggiungermi, così distribuiranno le copie. Aggiungo che, e chiudo per quanto mi riguarda, che questa operazione di distribuzione della graphic novel è già andata, è già iniziata con, da qualche mese, appunto, con la pubblicazione della graphic novel, perché questa graphic novel è stata già distribuita in 11.000 scuole superiori di secondo grado di tutto il territorio nazionale. Chi l'ha fatto? I carabinieri, che, come diceva il generale, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, hanno portato ai presidi delle varie scuole questa graphic novel ed è lì nelle loro biblioteche affinché tutti la possano leggere. Oggi facciamo un upgrade, come si dice in termini giovanili, e siamo noi che le portiamo a una persona che desideriamo. C'è tanto cuore in questa cosa e grazie a chi oggi... Salvo. Eleonora. Eleonora ci permettono di fare questo gesto di gentilezza e bontà. Grazie, grazie, grazie. Allora, io volevo, perché voi avete avuto anche la gentilezza di interfacciarvi subito con il pubblico, quando siete arrivati avete subito risposto alle domande. Intanto grazie per essere qui, è stato bellissimo sapere che potevate esserci. So che siete impegnati comunque nella promozione di questo lavoro e noi faremo di tutto, come abbiamo già detto al generale e quindi a quello che rappresenta il valore dell'opera, per portarlo nelle scuole, come dicevamo prima anche con Matteo, rispetto a quello che è una progettazione che noi vogliamo portare avanti, nel usarlo come strumento soprattutto nei quartieri a rischio della nostra città, perché è lì secondo me che deve entrare, per creare appunto quella consapevolezza di cui abbiamo parlato tanto all'inizio. Volete fare un ulteriore intervento rispetto... Sono stanchi. C'era stato detto anche un firmacopie, ma sono veramente... Ok, allora, okay. No, no, allora, siccome mi piacerebbe dare liberi tutti, ecco, però siccome i ragazzi hanno portato le loro copie, se volete averli autografati dagli autori, da Chai Rocchi e Matteo De Monte, che sono qui a Palermo anche per voi, loro sono a disposizione per... firmare le vostre copie, ok? Cioè, hanno tutto loro, i pennarelli? Ok, ci sono. Ok, per chiudere, va bene, sì. Ok, possiamo... Ah, ok, allora un attimo, c'è un ultimo video finale. E i saluti li diamo dopo? Ok, va bene, allora possiamo mandare il video... Allora qualche attimo di silenzio ancora, fate la distribuzione in silenzio così vediamo questo video. Ok, alla
Chi sono i suoi amici? Personalmente amo i giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona, hanno gli occhi puliti e ne sono spesso ricambiato. Ma amo anche i contadini di terre lontane. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi, di ieri, di ogni ordine e grado, anche quelli che non sono più.